Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Alca Servizi è specializzato nell'outsourcing qualificato della funzione logistica, nel servizio di facchinaggio, di trasporto, di produzione, ricerca del personale e pulizie civili e industriali. Noi di Alca Servizi offriamo ai nostri clienti gli strumenti per beneficiare di una maggiore flessibilità e una significativa ottimizzazione nella struttura dei costi aziendali. Per maggiori informazioni consulta il sito alcaservizi.com. Alca Servizi, la tua fiducia è nelle nostre mani. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbota è il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Ciao, sono il dottor Matteo Lazzarini. Vuoi tornare a sorridere in 24 ore? Con gli impianti a carico immediato, se il caso lo permette, potrai tornare a sorridere in un giorno solo. Vieni a trovarci, ti cureremo con le più moderne tecnologie, la TAC 3D, il microscopio di laser per la cura della piorrea, lo scanner intraorale per le impronte senza pasta. E allora, non andare all'estero a curarti. Scegli Medici Italiani. Scegli noi. Vieni a trovarci. IGF Forni Italia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari. Forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarni, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di San Leo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 92 3453. Starter Green dal 2000 è la tua squadra del cuore. Hai fretta? Vuoi risolvere i tuoi problemi con Mount Turboso e non solo? Affrettati ad entrare in campo. Entra in azione e scegli i prodotti Starter Green. Starter Green, la cura migliore per garden, vivai, aziende agricole, giardinieri, manutentori, manti erbosi e per le piante fiorite da orto e da giardino. Inoltre, Starter Green vi presenta il nostro prodotto top, Starter Tricco K. E ci trovate anche su internet startergreen.it. A San Leo vi aspettano i prodotti esclusivi del territorio, come le carni e salumi del Grigione, saporiti, particolari e soprattutto sani. I nostri prodotti non sono industriali, ma arrivano direttamente dalle nostre campagne. I nostri grigioni sono seguiti secondo gli standard biologici, curati con metodi naturali e alimentati con cereali prodotti in azienda, in modo da rendere i prodotti unici e indimenticabili. Di qualità superiore, come i nostri prosciutti etichettati con numero progressivo stampato a fuoco. Il grigione, perché il grigione è... È una scoperta dell'antico. Con noi, più sapori sulla tavola. Parola di Giuseppe Gabrielli. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto. Questo programma è offerto da...
Ore 21.02, buonasera Daniele Emanuelli e benvenuti a questa 35esima puntata di stagione di Calcio di Rigore, una puntata ricca di interventi che riguarderanno, lo ricordo ancora una volta, la Serie C in ordine scaletta e poi scenderemo pian piano gradualmente nei vari campionati di competenza, ovvero di Serie D, Girone D, di Serie D, Girone F, Eccellenza Romagnola a 360 gradi, ovviamente lo stesso discorso per quello che concerne la promozione e la prima categoria. Oggi, come sapete, c'è stato il verdetto da parte del Consiglio della Lega Nazionale Dilettanti, soprattutto sul blocco delle retrocessioni, sulla spedizione delle varie primatiste in classifica verso i propri gironi di conquista, se così vogliamo dire. Vado a presentare gli ospiti di questa serata, inizierei subito andando per scaletta da Roberto Gabellini, giornalista. Ciao Roberto. Buonasera a tutti, a te e agli amici. Vado a salutare vicino a lui Alessandro Marzocchi, giornalista di Romagna Sport. Ciao Alessandro. Ciao, buonasera, ciao. E ben ritrovato, perché giovedì scorso, ricordiamo, sei stato assente. Bravo. Assente giustificato, però, giustificato. Assente giustificato, una pizza è sempre buona, bravo. Andiamo a salutare, scendiamo qui di scaletta, Roberto D'Altri, giornalista del Resto del Calino. Ciao Roberto. Ciao, bentrovati a tutti, vi vedo tutti in forma come al solito, vi invidio per questo. Ciao. Vado a salutare per ultimo, l'ho appena lasciato due orette fa, ma lo ritrovo con piacere, il direttore di Emilia Romagna Sport, Mirko Mariotti. Ciao Mirko, ben ritrovato. Ciao, buonasera a tutti. Intanto dalla regia salutiamo anche Matteo Zampini, pronto per mandarci in onda tra poco appunto le varie grafiche che analizzeremo, tutte le classifiche insieme a tutti voi. Lo diciamo subito, questa sera salutiamo anche Giacomo Alpini, assente giustificato, perché come te Alessandro questa sera ha una famosa pizza con gli amici da mangiare, quindi lo giustifichiamo anche per questo. Va bene. Io direi di iniziare, andiamo ovviamente per gradi, per ordine. Lunedì abbiamo avuto il verdetto molto significativo e molto amaro per quanto riguarda i colori biancorossi del Rimini. In Sport Up c'è stata una diretta alle ore 15 proprio con Roberto e con Mirko, dove abbiamo diciamo commentato a caldo per l'appunto il verdetto inerente al Rimini. Roberto, allora io direi che ci sono state delle negligenze, se così vogliamo dire, soprattutto dalla parte di chi forse non ha mai letto il regolamento, e noi stasera vorremmo diciamo precisare alcune cose che non sono state dette forse anche da altri, poi dopo mi correggerai tu nella valutazione. Matteo ci aiuterà con il contributo della grafica. Matteo, se ce l'hai già pronto lo manderei in onda, così analizziamo subito il primo punto inerente al Rimini. Ecco qui, grazie Matteo. Allora, questo è praticamente una legge in vigore, o meglio sta per essere messo in vigore, se Matteo ci aiuti anche con lo zoom così lo vediamo meglio, che riguarda appunto diciamo un verdetto che poteva essere sicuramente inerente, anzi utilizzato dal Rimini come diciamo organo di salvaguardia, e così non è stato. Allora con te Roberto vorrei analizzare meglio questa questione tra virgolette anche politica, se così vogliamo dirla, perché da quello che ho capito hai qualcosa da dire a chi non ha capito e non ha letto soprattutto questo articolo 211, da quello che vedo, del decreto legge. Prego Roberto. Allora, i politici non hanno ascoltato e non si sono neanche fatti raccontare le trasmissioni che abbiamo fatto dai primi di maggio, dove c'era questo decreto rilancio in discussione. Perciò sono partiti quando ormai la stalla era chiusa e i buoi erano usciti, anche le vacche erano uscite. Quindi è inutile urlare alla federazione e alla Lega, eccetera, vergognati, quando tu che sei al governo, o meglio i tuoi amici sono al governo, non hai fatto nulla per cercare di capire che cosa contenesse quel decreto legge del governo giallorosso. Bene, questo decreto consente alla Federazione Italiana Gioco Calcio di decidere per questa stagione senza tanti problemi
di stilare le classifiche secondo criteri ovviamente di obiettività che ritiene opportuni, di poter sospendere il campionato, di poterlo far proseguire o meno. È una decisione che ha delegato il governo direttamente alla Federazione Italiana Gioco Calcio. Ovviamente tu puoi fare ricorso, però puoi fare ricorso solo al comitato di garanzia, ai garanti del CONI, è l'unica possibilità. Dopodiché puoi andare al TAR del Lazio e quindi al Consiglio di Stato. Però hanno abbreviato moltissimo, hanno velocizzato la procedura. Ecco, se i politici riminesi che tanto sbraitano di essere vicini allo sport, di essere solidali, si fossero mossi con un pochino di anticipo, sicuramente in fase di discussione in commissione eccetera avrebbero potuto aggiungere a questo articolo 211 quater di un decreto che è pazzesco in tutta la sua generalità, però per quello che riguarda lo sport e soprattutto il calcio avrebbero potuto aggiungere di tenere presente che ci sono le squadre che hanno bilanci a posto, che sono trasparenti eccetera e hanno diritto di essere, non dico tutelate, ma di essere di non avere dei danni notevoli, perché ovviamente una retrocessione fra i dilettanti vuol dire che perdi tutto il parco giocatori, il settore giovanile col quale stai operando, lavorando, viene ovviamente svilito e perciò insomma bisognava tenerne conto. Purtroppo la politica Rimini dello sport, soprattutto del calcio, se n'è fregata. Avrebbe potuto anche dare una mano in maniera diversa. Adesso c'è il bando della Gaiofana che scade a metà luglio. Bene, va rinviato perché non è questo il momento per poter trovare degli investitori per i campi della Gaiofana, perché questi sono un investimento che riguardano il futuro. Perciò diciamo la politica è stata assente completamente, politica che ovviamente è di parte governativa. L'opposizione ha strillato un po', ma purtroppo non è che possa fare molto, sono coloro che sono al governo, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, che avrebbero dovuto essere sensibili. Dicono che io vado in curva, io qua, io là, ma dove vanno? Dico, ma andate a lavorare alle camere di appartenenza piuttosto che andare in curva e cercate di fare gli interessi della tifoseria riminese. Questo non è stato fatto, quindi io penso che anche la stessa società, il direttore generale, il direttore sportivo eccetera, avrebbero dovuto sottolineare queste cose, muoversi e sensibilizzare l'amministrazione, il sindaco, l'assessore Brasini, il deputato Croatti e diciamo i personaggi vicini alla Rimini Calcio per poter cercare di trovare delle soluzioni politiche a questa situazione. Perché non è stato fatto? Perché probabilmente non studiano, non leggono, come la maggior parte dei tifosi che ci hanno criticato per quello che dicevamo. Però il punto è uno: il Rimini è ultimo in classifica, non è primo in classifica. Anche l'amico Colella, allenatore, che lascia il Rimini dicendo che non ha finito, lui non ha finito il suo mandato, questo è ovvio, come non l'hanno finito tanti altri, però non era in testa alla classifica, era ultimo, ha fatto 9 punti e quindi non mi sembra che sia un fenomeno. Poi con la squadra che aveva, state tranquilli che anche se fosse stato allenatore Roberto D'Altri avrebbe fatto benissimo. Quindi per il momento fermiamoci qui, se hai qualche altra domanda Daniele e anche i colleghi a disposizione. Allora, io direi che sei stato molto esaustivo per quanto riguarda questo articolo 211 per il quale si è parlato, non tutti conoscevano, non l'hanno visto, come non hanno visto il regolamento dove c'era scritto per appunto il punto G che condannava il Rimini alla retrocessione. No, quello che ho visto in settimana, ti volevo chiedere anche a te se tu avessi avuto la stessa sensazione, è stata quella che paradossalmente il Rimini, vedendo anche tutto quello che era successo la scorsa estate, non è stato mai aiutato e calcolato da nessuno. Poi improvvisamente si viene a sapere di un verdetto dove la squadra retrocede in Serie D, tutti ci sono scoperti tifosi del Rimini, quando magari quei tutti non sapevano fino al giorno prima che il Rimini facesse anche la Serie C e stava rischiando la Serie D.
Questo mi è sembrato una cosa molto molto fuori luogo per una città che, ricordiamo, è una delle più belle in Italia, ma soprattutto a livello turistico merita rispetto, e penso anche a livello sportivo. Lo sapessi anche tu, avessi notato questo grado di appartenenza della gente che si è, diciamo, svegliata da un letargo dovuto anche al Covid, tutto sommato può essere solo positiva. Io vedo che ci sono degli imprenditori tipo Lucio Paesani che cercano di creare dei gruppi per poter dare una mano a Grassi, affinché il prossimo anno ci possa essere un gruppo di persone e non lasciare solo Grassi, che è demoralizzato, piangente e sofferente, e quindi vogliono cercare di dargli una spinta. Paesani è un vulcanico, lo conosciamo bene, e ha già incontrato parecchi imprenditori che pare non gli abbiano detto no, quindi si prepara qualcosa di positivo. E se c'è l'interesse della gente, il progetto che noi più volte abbiamo sottolineato di portare nelle maglie del Rimini Riviera di Rimini, di coinvolgere con cifre varie eccetera albergatori, è un'annata nera, però un poco per uno si può sicuramente fare bene, e soprattutto sperare in un ripescaggio, perché è l'unica possibilità. Io ho ascoltato l'avvocato Di Cinzio, sicuramente un ottimo professionista, però anche lui non è sicuro di poter vincere il primo grado di giudizio al CONI, con i garanti lo faranno, e probabilmente faranno presenti le ragioni del Rimini, che sono soprattutto economiche, i sacrifici fatti, 29 operazioni di mercato a gennaio, quindi tutto per potersi salvare. Quindi essere bloccati così è sicuramente antisportivo, e quindi forse il CONI, essendo un gruppo che è giudicante al di fuori degli equilibri particolari, potrebbe anche decidere di rimettere i Rimini, anche se non credo lo potrà fare. Però poi si può trattare con la federazione eccetera, anche perché Rimini ha i bilanci a posto, non è mai stato penalizzato, e quindi è una delle prime squadre che ha diritto di essere riammessa, certamente senza dover pagare i 350.000 euro, perché sarebbero una follia dopo tutto quello che è successo quest'anno. Allora Luca mi segnala che ieri sera ha parlato con un rappresentante di Rimini Calcio, che è Aldo Righini, che non è molto fiducioso per la riammissione, per il ripescaggio. Io vorrei precisare che io invece sono molto fiducioso che Rimini farà la Serie C, e tra poco magari dirò la mia su un concetto, su quale punto. Andiamo con ordine, però prima di interpellare anche Mirko su questa cosa qui, seguo la scaletta. Alessandro, Colella oggi ha salutato i tifosi del Rimini, non è un addio, è semplicemente un arrivederci. Tu, vedendo quello che ha fatto nella seconda parte di stagione, vedendo che Rimini aveva ancora a disposizione 11 partite per salvarti, a prescindere dalla categoria, con, ricordo, la possibilità di poter mantenere la Serie C, tu Colella lo confermeresti o ripartiresti con un progetto zero? E bisogna capire, come dicevi tu Daniele, qual è la categoria in questo caso, perché diventa complicato anche ragionarci ragionarci così a freddo. È chiaro che con tutte quelle partite a disposizione, probabilmente quantomeno il cerchio sarebbe dovuto essere concluso, chiuso, no? È chiaro che manca qualcosa a questo punto, però penso che, insomma, ripartire da zero sia la cosa migliore. Roberto D'Altri, invece, ti volevo chiedere proprio spudoratamente se tu hai creduto al pianto di Grassi oppure sono più lacrime di coccodrillo. Ma io l'ho visto, non tutto quel filmato, ne ho visto qualche parte. So che sono anche un po' troppo ingenuo a volte nella vita, io ci credo, non l'ho visto come un pianto, sinceramente, l'ho visto come una persona che, avendo accumulato una tensione nervosa fortissima negli ultimi giorni, arriva al punto nel quale tu questa tensione non la controlli più, non la gestisci più e la liberi,
e mi è sembrato in quel momento una persona più che commossa, provata, cioè mi è sembrato uno provato, veramente quasi spossato dalla tensione nervosa, quindi io sinceramente ci credo, non... altrimenti dovrebbe essere un attore che in confronto George Clooney è più che un dilettante, insomma, quindi non voglio pensare questo. Mirko Mariotti, precisiamo quanto scritto anche da alcuni utenti, tra poco vado a leggere tutti i messaggi, per quanto riguarda la possibilità di riammissione o ripescaggio del Rimini. Più volte te ne abbiamo parlato anche nelle precedenti trasmissioni, ci sono forti possibilità che Rimini possa essere riammesso qualora venga diciamo rimessa in gioco la regola della riammissione o comunque ripescata, no? Ma intanto bisogna anche capire quante ne saltano, bisogna capire quante società potranno partecipare alla Serie C nella prossima stagione, perché non sappiamo ancora ad oggi che format utilizzeranno, visto che nella prossima stagione ribadiamo nuovamente che ci sarà un format provvisorio che porterà a una riforma che partirà che ci sarà ufficialmente nel 2021-2022. Ovviamente attendiamo delle conferme in questo caso, però non ci sono certezze. Diciamo che Rimini sicuramente come piazza è una piazza importante, però bisogna anche ribadire delle cose. Intanto bisogna vedere chi retrocede oltre a Rimini, oltre a Gozzano e oltre a Rieti. Rieti, peraltro, penalizzato, dubito che venga considerato in una eventuale graduatoria di ripescaggio. Quindi la possiamo, tra virgolette, scartare. Poi Rieti credo che abbia anche già usufruito di un ripescaggio negli ultimi anni, credo. Perché questa è una cosa anche molto importante. Bisogna anche vedere le squadre che hanno già utilizzato riammissione o ripescaggio. Quindi dipende molto da chi, da quali saranno le altre 6 squadre che scenderanno tecnicamente in Serie D, e poi bisognerà capire, come dicevo l'ultima volta che ci siamo sentiti, c'è il discorso delle squadre B, perché le squadre B hanno priorità. Ci saranno? Non ci saranno? Pare che ce ne siano 2/3/4 che vogliono teoricamente tentare l'avventura in Serie C, e questo sarebbe un ostacolo non piccolo. Quindi bisogna capire anche quante saranno, e poi bisogna vedere anche delle seconde di Serie D chi farà domande. Credo che diverse faranno domanda, perché non penso che Foggia e Campobasso, per citarne due, stiano a guardare, ecco, anche perché no, hanno comunque i presupposti, i soldi, i canoni. E poi altra cosa per chiudere: bisogna capire se si potrà fare o ripescaggio o riammissione, e bisogna capire se ci sarà il fondo perduto, perché sicuramente ci sarà, non credo come gli altri anni, ma ci sarà. Quindi sempre che, ribadiamo, non ci sia un cambio di format che permetta una riammissione, ecco, allora è un altro discorso. Roberto, vedi la confusione che c'è, perché molti hanno dato per scontato, scrivendo, illudendo anche i tifosi, che, come ha spiegato giustamente Mirko, e noi l'abbiamo sempre detto nell'arco della nostra trasmissione, la riammissione non è scontata che ci sia, c'è ancora un regolamento da formalizzare e tutto quanto. Quindi noi ci siamo sempre allargati nella peggiore dell'ipotesi che qualora il Rimini possa essere richiamato per la Serie C, si doveva passare attraverso il ripescaggio. Il ripescaggio costa 350.000 euro, e ripetiamo che i protocolli medici per giocare anche questi benedetti playoff o playout costavano, nonostante il contributo dato da Gravina, ben 150.000 euro. Questo bisogna specificare. Io vorrei capire, prima di ritornare da te Roberto, da Mirko e da Alessandro. Alessandro, inizierei da te, visto che avete avuto anche il mondo dilettantistico a che fare con le varie federazioni, o quantomeno per i contatti, per essere sempre sul pezzo tutto quanto, se secondo la vostra esperienza, non so, Ghirelli, visto che più volte è stato affiancato, considerato come un amico da Grassi, lo stesso Ghirelli ha sempre considerato il presidente del Rimini un amico, ci possa essere una sorta di guarda, ho sbagliato, riparo e stai tranquillo che Rimini te lo faccio giocare in Serie C il prossimo anno. Detta così crudelmente, secondo te ci può essere questa ipotesi anche di una pacca sulle spalle, ridiamoci sopra, ci rivediamo a settembre in Serie C? Ma ti dico, secondo me, detta così brutalmente come hai detto tu, la vedo difficile. È chiaro che insomma, seguendo anche il ragionamento che ha fatto prima Mirko, bisogna che vadano in porto determinati fattori perché questa cosa
possa quantomeno realizzarsi, no? Possa quantomeno esserci una possibilità. Io sono molto sincero, io sono del parere che la vedo dura una riammissione in Serie C. Io sono un pessimista di natura, quindi, ma a parte questo, credo che sia molto, molto complicato, è una speranza chiaramente, però non lo so, ho molti dubbi, molti dubbi. Quando vedo Matteo che mi dà queste schermate, o mi mette la donna che fa la piadina, Matteo, guarda, io ti ammazzerei a te, guarda, va bene, no, parliamo di calcio, poi la piadina, parliamo di calcio, mi mette la donna che fa la piadina, Matteo, vabbè, dai, non mi far dire le cose in diretta. Mirko, crudelmente, visto che con Alessandro mi sono permesso appunto di buttargliela così la domanda, in virtù anche della tua esperienza, molto semplicemente te la modifico leggermente la domanda. Ghirelli l'anno scorso incontra Grassi, scambio di amicizia, Grassi parla benissimo di lui, Ghirelli parla benissimo di lui, fatto sta che Ghirelli a marzo rassicura Grassi, nella retrocessione succede il caos che noi tutti abbiamo visto. Tu pensi che Rimini, anche in virtù di una forte amicizia, detta veramente così crudelmente, possa essere riammesso in Serie C? Cosa vuoi che ti dica? Credo che le amicizie nel calcio ci sono, ci saranno sempre, ma la riconoscenza poca di solito, quindi purtroppo non credo dipenda da Ghirelli, credo che dipenda da tanti fattori. Io l'unica cosa che mi intanto ringrazio una persona che mi dice: mi sono fatto la coppa disciplina da solo, grazie in privato, poi vi dirò, non vi dico chi è. No, detto questo, io credo che Grassi abbia bisogno veramente di una mano. Credo che le lacrime dell'altro giorno siano reali, ma cosciente del fatto che lui abbia sbagliato tantissimo. E mi dispiace dirlo, ma credo che sia anche sicuramente dei tanti il massimo responsabile di questa, della classifica. Parlo della classifica e della situazione, perché comunque ricordiamoci sempre: quando si arriva ultimi ci sono delle ragioni, a prescindere da come è finito o meno. Purtroppo quando si cambiano tante cose, tanti direttori sportivi, tanti allenatori, adesso non mi ricordo il numero dei tesserati, 40 giocatori, ci siamo come cifra più o meno, ecco, io mi farei delle domande. Poi ovvio che poteva andare meglio perché mancavano delle giornate, però l'ultimo posto è, purtroppo da regolamento c'è, sicuramente è una tortura, però Grassi sicuramente ha bisogno di una mano, ha bisogno di un aiuto, ma bisognava aiutarlo prima. Il problema è che non si è voluto far aiutare lui, probabilmente. Forse si è reso conto troppo tardi che aveva bisogno. Sì, perché poi tra l'altro l'anno scorso ci sono state delle trattative, soprattutto nel periodo estivo, e causa sua, soprattutto anche con gli imprenditori di Minesi, non sono andate a buon fine. Davide Bondanelli, rispondendo alla domanda provocatoria che vi ho fatto voi due qualche istante fa, lui dice: sì, è successo l'anno della Frignante a Viola, Rimini, state calmi, cambio io leggermente quello che ha scritto lui, che poi vi aiutiamo ai playoff. E così fu. Infatti Davide si ricorda bene. Ciao Davide. Grazie di averci scritto anche a Davide. Adesso ragazzi vi rispondo un po'. No, della San Maurese e Simone non si sa nulla, l'abbiamo già detto alle ore 18, tra poco ci addentriamo anche nei campionati dalla Serie D fino ad arrivare alla prima categoria. Stiamo iniziando dalla Serie C questa sera. Roberto, allora arrivo a te. Dunque, per quanto riguarda la questione, anzi, Roberto Dalti e Roberto Gabellini, ritorno un attimo da Roberto Gabellini, Roberto Dalti e poi arrivo da te. Roberto, per quanto riguarda la situazione aiuti a Grassi, noi speriamo che ci siano realmente. Si è mosso, come hai detto tu, in primis Lucio Paesani, per far sì che comunque venga dato un riassetto societario e soprattutto, lo diciamo tranquillamente, che la curva, la parte più accesa della tifoseria, possa nuovamente avvicinarsi a Rimini anche nonostante la gestione Grassi. Ecco, allora ti chiedo se possiamo insieme magari sviluppare questa idea di aiuti a Grassi per quanto riguarda la sessione estiva, far capire qualcosa in più ai tifosi, anche perché ci sono, come dicevo inizio trasmissione, delle prospettive secondo me per poter rivedere i Rimini in Serie C già a settembre / ottobre, quando inizieranno nuovamente i campionati. Auspichiamo tutti che siano quelli ovviamente le date. Ma io penso...
Prego, prego. Certo, io penso che anche noi dobbiamo mobilitarci per dare una mano a Lucio e a Grassi, se vogliamo vedere un calcio decente al nostro stadio. E poi penso che il progetto possa e debba essere più ambizioso, cioè rimediare un bel numero di soci oppure di persone che possono dare il loro contributo affinché si possa puntare a qualcosa di diverso. Però in questo caso, a mio avviso, è modesto, io azzererei tutto, nel senso cambierei tutto e cercherei veramente personaggi che vivono l'esperienza calcistica con intelligenza ma soprattutto col cuore e non per un mero interesse personale. Purtroppo non so se sarà così, perché poi decidono sempre i dirigenti e c'è chi spinge per questo, chi spinge per quello, chi cerca un posto di lavoro giustissimo e chi invece dice io so tutto io e gli altri non capiscono un cavolo. E purtroppo questo è la confusione che non dovrebbe regnare nella Rimini Calcio, visto che c'è la possibilità di avere un gruppo dirigenziale ridotto e con dei rappresentanti ben precisi sullo schermo, Grassi, Paesani e qualche altro che i nomi li sentiremo nei prossimi giorni. Io penso che si debba dinamicamente rifondare un pochino tutto, utilizzare personaggi a livello di pubbliche relazioni tipo Adrian Ricchiuti, Scotti se smetterà, quando smetterà di giocare, che ha un altro anno di contratto giù nei dilettanti in Abruzzo, e quindi io penso che si debba rifondare tutto. Grassi deve mettere un cappello dell'umiltà, quello che ha avuto quando il Rimini era nei dilettanti e ha vinto due campionati, aveva un presidente che era Sergio Santarini che gli ha consentito veramente di tenere un equilibrio sia negli spogliatoi che nell'organigramma, che ci ha messo proprio all'indice come formazione e società tra le migliori del settore. Poi quando siamo passati nei professionisti, l'abbiamo detto, io l'ho detto più volte, Luca Righetti, dopo essere partito molto bene l'anno scorso, è successo qualcosa nello spogliatoio, Grassi ha accettato le dimissioni di quello che era il suo pupillo e che sappiamo essere persona preparata, conosceva il settore giovanile perché era il responsabile del settore giovanile, ha accettato le dimissioni, questo non lo doveva fare, doveva affiancare a Luca Righetti magari qualcuno esperto eccetera che gli desse una mano, e avevamo fatto anche dei nomi, però cosa fatta capo A, e invece è cominciato il tourbillon degli allenatori, e quest'anno la stessa cosa, quando il Rimini con 12 punti e terz'ultimo avevano programmato assieme al direttore sportivo Danielli gli innesti da mettere nella squadra per renderla maggiormente competitiva, perché era una squadretta quella che era stata confezionata in agosto con parecchio tempo di ritardo a causa di questi bocconiani che volevano entrare nella Rimini Calcio, è iniziata diciamo questa l'ennesima confusione che poi ha portato, a parte il Covid, a un rimescolamento delle carte. Però l'ho detto più volte, 12 punti aveva fatto il primo allenatore, ciao, sì. Ciao. Arriva Colella e ne fa 9, perciò perdendo 7 partite con la squadra che ovviamente era di Cioffi, ma le ha perse tutte, l'altro aveva fatto 12 punti, quindi Grassi deve capire che probabilmente ha preso forse i professionisti più bravi del mondo, il Paratici della Serie C, il Mourinho della Serie C, però nello stesso momento ha fatto un grosso e gravissimo errore. Quindi io i monumenti non li faccio a nessuno, né a Colella, che comunque la squadra l'ha tenuta nonostante tutto, comunque ultimi in classifica. Non li faccio a Pastore, perché non mi sembra che abbia portato dei fenomeni, sento che ci sono anche delle lamentele all'interno, però a un certo punto Pastore fa il suo lavoro ed è giusto che lo faccia. Poteva essere più sensibile e capire cosa bolliva in pentola
nella Federazione Gioco Calcio, non dovevano farsi convincere probabilmente da Ghirelli che il Rimini comunque si sarebbe salvato, avrebbe giocato, perché le promesse da marinaio sappiamo molto bene in questo ambiente come funziona. Io spero che Paesani riesca a far quadrato con numerosi imprenditori, possa dare veramente un amaro a Giorgio Grassi, perché Giorgio Grassi è una persona seria, e spero che la politica sia più attenta verso lo sport. C'è bisogno in questo frangente anche della politica. Diano una mano, sensibilizzino degli imprenditori e così si faranno perdonare per quello che non hanno fatto, hanno fatto ben poco, hanno solo detto vergognati, 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 quando invece avrebbero dovuto dire mea culpa. Grazie Roberto. Allora terminiamo l'argomento di oggi, tra poco dico io due cose per quanto riguarda il riassetto societario, perché volevo sentire l'ultima opinione di Roberto D'Altri. Roberto, hai sentito l'altro Roberto? Sì. In Serie D, qual è l'ho già chiesto ad Alessandro, invece a te ti cambio leggermente la domanda. Se Rimini ripartisse dalla Serie D, opteresti per lo stesso direttore sportivo o a questo punto progetto zero anche col direttore sportivo? No, io sarei per fare pagina nuova, ma non perché diciamo io ce l'abbia con Pastore, ce l'abbia con Colella, per carità. Sono persone che tra l'altro io non conosco neanche a livello diretto. Io farei pagina nuova completamente, quindi nuovo allenatore, nuovo direttore sportivo. Ma io voglio dire una cosa, la dico proprio in due parole per non essere troppo lungo, eccetera. Secondo me la notizia più importante che noi stiamo sentendo questa sera non è tanto fatto il ripescaggio, non ripescaggio, riammissione, quale sarà la serie. La notizia più importante, se si riuscirà a portarla a fondo e a farla diventare concreta, è che ci possono essere a Rimini degli imprenditori importanti come Lucio Paesani che vanno ad affiancare un altro imprenditore importante, perché Grassi penso che come imprenditore non lo si possa discutere, per formare una società che abbia un certo spessore. A quel punto, quando tu hai formato una società che ha uno spessore importante, se anche devi giocarti un anno di Serie D, secondo me non è poi questo grandissimo dramma, tutto sommato. L'importante è che tu abbia una società di un certo livello. Allora, società di un certo livello potrebbe essere, ci sono delle carte importanti per quanto riguarda il Rimini di vederli in Serie C, ma ci sono delle condizioni, come ricordava opportunamente Mirko Mariotti, per poter sperare appunto che Rimini il prossimo anno possa rifare la categoria Serie Serie C, oltre all'imprenditore Paesani che si è sbilanciato lui stesso su Facebook dicendo che sta creando un gruppo, sta dando da fare per creare un gruppo di imprenditori riminesi, possiamo dire che oltre a Lucio si è aggiunto un'altra persona importante in questi giorni che ha già fatto visita al signor Giorgio Grassi, e quindi si partirebbe già con una base di due imprenditori importantissimi che potrebbero dare una mano a Giorgio Grassi. Se già questa è una notizia per quanto riguarda il riassetto societario. Grassi avrebbe incontrato già prima degli imprenditori locali altri due gruppi di fuori regione, di cui secondo me uno molto affidabile appartenente a una serie di catene in tutta Italia, gruppo che ho già avuto modo di contattare, di verificare che il contatto c'è stato effettivamente, e anche questo secondo me potrebbe essere un passaggio importante che potrebbe di dare quantomeno morale alla società di Rimini Calcio e ai propri tifosi in vista del futuro. Quindi parliamo di imprenditori locali e nella fattispecie una possibilità di entrata in esterna con un gruppo che verrebbe da fuori, un gruppo più affidabile rispetto all'altro, perché in verità sono tre gruppi, gli imprenditori riminesi, un gruppo di fuori, un terzo gruppo di fuori. Diciamo che su questi due gruppi di fuori uno è assolutamente affidabile. Ecco, questo è un po' il punto della situazione. Per quanto riguarda i Rimini Calcio, io penso che abbiamo detto tutto. Prima di lasciarci, l'ultima cosa la volevo dire, ma un commento veramente veloce da parte di tutti, poi passiamo, promesso, alla Serie D, salutiamo anche Roberto Gabellini. Playoff volontari non si può sentire, ragazzi. Allora, io volevo chiedervi questo, iniziando da Alessandro. Abbiamo sentito appunto della questione legata a Piacenza, Mirko ce l'aveva già anticipato, i giocatori erano stati già mandati in vacanze, il direttore sportivo si sapeva che sarebbe cambiato, una società che si trova coinvolta ai playoff deve rinunciare perché per l'appunto non ci sono le condizioni per poter riprendere la preparazione, potersi preparare al meglio per giocarsi la carta Serie B.
Ma sì, ne parlavamo anche fuori onda, c'è bisogno di chiarezza, di regole, se fai playoff, se vuoi fare i playoff, già fare i playoff in Serie C, sinceramente va bene la A e la B, ma per la C che non hai neanche grossi interessi economici, onestamente mi sembra una follia, visto lo stato attuale delle cose, ma vabbè, questa è una mia opinione, se devi fare i playoff, li devi fare, cioè farli facoltativi non ha alcun senso. Li devi fare se li vuoi fare, posto che l'idea di Ghirelli era un'altra, quindi si fanno i playoff perché è un compromesso tra l'idea di Ghirelli e l'idea della FIGC, che era quella di ricominciare il campionato e chiuderlo, quindi siamo arrivati al cosiddetto compromesso storico, che è questo. Però non può esistere, non può esistere secondo me nel 2020, che siamo in un momento particolare del mondo, direi, che non ci siano delle regole, non ci sia chiarezza. Quindi se vuoi fare i playoff bisogna che tutti li facciano, se no non li fai, che secondo me era la scelta migliore, e tutti a casa e ci rivediamo l'anno prossimo. Playoff così, facoltativi, che chi può, chi ha voglia li fa, chi non se la sente non li fa, secondo me siamo solo in Italia una roba del genere. Leggo un po' di commenti. Le società importanti hanno sempre avuto successo quando a comandare erano dispari inferiori a tre. Questo è Riccardo Lacchini, che salutiamo. Davide Maino, che è comunque appartenente a un'altra regione, ma ha seguito, grazie anche alle telecronache di Eleven Sport, è nata un'amicizia con lui, il Rimini, mi dice: Dani, un'altra beffa, a parte quella della retrocessione diretta, è anche quella che rende Bisceglie facciano i play-out con un punteggio ridicolo. Rimini come piazza merita assolutamente la cima, nell'ultimo biennio è stato un disastro sportivo. Beh, Mirko, era quello che ricordavi tu in base alle colpe che dicevi che aveva avuto giustamente anche Grassi con il tesseramento di 40 giocatori, addirittura in un'annata gli abbiamo sferrato il record, davvero, per una squadra di Serie C. Ah beh, ma d'altronde quando si fanno degli errori si cerca sempre di rimediare. Il problema è che ha voluto cambiare troppo, e non è capitato solo quest'anno, è capitato anche l'anno scorso. Credo che il problema reale sia nato dalla promozione dalla D alla C, perché credo che sia stata, ma questa è una mia opinione, fosse stata sottovalutata la rosa che ha vinto il campionato, e probabilmente si pensava che gran parte della rosa fosse adeguata per la Serie C, risparmiando magari qualche soldo. L'anno scorso è stata una salvezza comunque conquistata meritatamente, ma con grande fatica. Quest'anno non c'è stato il salto di qualità. Quando una squadra fa fatica a vincere, anche quest'anno si è visto, purtroppo i risultati non gli hanno dato una mano. Diciamo che l'unico piccolo rimpianto è che comunque con Collella qualcosina si era visto, in realtà i giocatori comunque mi sembravano in palla, diciamo che poi vabbè, si era fatto a mano anche Letizia, che era stato il trascinatore da una delle prime partite della new version del Rimini, quindi non sapremo mai se Rimini eventualmente avrebbe potuto farcela. Diciamo che qualcosa si era intravisto, però dei punti ne erano arrivati pochi, quindi alla fine poi fa fede la classifica. C'è poco da fare, insomma, ecco, dispiace, perché ovviamente su 20 ne va giù una, e quindi stavolta è toccato a Rimini. Guido Sanni scrive su, ciao Guido, intanto ti salutiamo, sui Rimini e via la squadra B, che non servono a niente, mi trovi d'accordo. Ha ragione. Sulle squadre B, Guido, sfondi una porta aperta, come ti trovo assolutamente, anche trovo assolutamente d'accordo. È una cosa inutile, le squadre B sono una cosa inutile da noi. Dai, secondo me. Sinceramente sì, perché poi toglie anche sogni di gloria delle piazze importanti, le favole come Barletta, Licata, Giarre non le vedremo più arrivare in Serie C se metti tutte le squadre B, dai, parliamoci chiaro. L'Italia è un'altra cosa a livello calcistico, da tre giri a tutte le altre nazioni, sì, europee, con tutto rispetto, dai, purtroppo abbiamo forse, come si è visto, anzi senza i forse, si è visto gente inadeguata al vertice. Roberto D'Altri, stamattina sì, con i tifosi nella pagina di Sportup si è un po' discusso anche sul fatto di poter far fare a delle squadre penalizzate in classifica, visto la rinuncia di tante squadre a prendere parte ai playoff, per l'appunto i playoff. Tu come la vedi questa situazione qui? Perché io adesso non ho visto ancora le 23, o meglio, le ho viste stamattina, però credo che c'era da confermare la presenza del Siena, che dal quinto sarebbe retrocesso per via della penalizzazione all'ottavo posto,
e poi del Catania, che ha chiesto comunque di giocare i play-off nonostante abbia una situazione societaria vicina al fallimento. E per ultimo ricordiamo agli amici del Rimini, i cugini del San Benedettese hanno cambiato proprietà da Fedeli, sono passati a Serafino. Roberto, d'altri? Allora, guarda, ti rispondo molto brevemente. Prima sulle eventuali penalizzate ai play-off e poi in generale sulla situazione play-off in Serie C. Allora, possibili penalizzate ai play-off secondo me non esiste nel mondo, perché se tu una società l'hai penalizzata, per quale motivo? Perché non ha pagato nei tempi, perché ci sono altre manchevolezze e poi le ammette ai play-off? Per me non esiste nel mondo. In generale, se ti devo rispondere cosa penso dei play-off in Serie C, ti rispondo così, guarda. Spero che sia chiaro. Sei stato chiarissimo. Roberto Gabellini, per chiudere il punto sulla Serie C e poi iniziamo veramente a parlare di Serie D, e ti salutiamo, Roby. Per quanto riguarda il Rimini, penso che abbiamo detto di tutto. La speranza è che per l'appunto Grassi si metta questa volta i cuori in pace. Il pianto Benedetto ha fatto bene, si è liberato, l'ha fatto, però adesso rispetto alla scorsa estate bisogna fare le cose per bene, altrimenti o in C o in D continueremo ad avere dei guai. Bisogna usare in questo frangente il fioretto, non la vanga, e bisogna cercare di fare una squadra, e lo ripeto perché è una frase sempre bellissima, come diceva l'ex presidente Gastone Montesi, una squadra che può vincere in casa, fuori casa e in trasferta. Con questo augurio io spero che veramente la Rimini Calcio cambi pagina e trovi dei personaggi locali e anche magari degli sponsor esterni per rinascere, per rilanciarsi, magari partendo dalla Serie C, perché è il punto di partenza per un progetto che deve essere ambizioso e che deve coinvolgere una città che si sta riscoprendo tifosa del Rimini. Non lo vediamo, non lo vedevamo nei botteghini dello stadio Romeo Neri, però speriamo che questo entusiasmo porti gente allo stadio e che quest'estate possiamo cominciare a sognare con un mercato diverso, un mercato concreto per una squadra che si possa salvare tranquillamente. Quindi noi non dobbiamo vergognarci di nulla, perché siamo sempre stati sereni, fuori dal coro, obiettivi, abbiamo forse a volte punzecchiato, però bisogna leggere i regolamenti, bisogna essere preparati e non si può viaggiare esclusivamente d'impeto e d'istinto. Perciò ragionamento e entusiasmo. Esatto. Buonasera ragazzi, saluto gli amici Roberto, Mirko, Alessandro, e speriamo che anche il calcio dilettantistico possa crescere. Speriamo. Bene. Grazie a te Roberto, grazie. E ciao, buona serata. Salutiamo per l'appunto Roberto Gabellini e ritorniamo noi quattro ragazzi con Matteo alla regia. Speriamo che non faccia il caos a livello di classifiche fatto oggi pomeriggio. Matteo, garantiscimi qualcosa dalla regia che veramente sia fatta. Ti ho mandato anche adesso un'altra schermata. Allora, iniziamo a parlare di Serie D. Dico subito a tutti gli amici in ascolto adesso, andremo a livello ordine, quindi praticamente Serie D, Girone D, Serie D, Girone F, Eccellenza Romagnola, Promozione Romagnola e Prima Categoria. Abbiate pazienza, con in mezzo anche la Promozione Marchi, che noi seguiamo i Gabice Gradale. Fate tutte le domande che dovete fare, però abbiate pazienza, perché se si parla di Eccellenza non ci fate domande sulla Prima Categoria, perché altrimenti è un caos. Non riesco a leggere più i vostri messaggi e a fare le domande, approfittando anche della presenza di Roberto, Mirko e Alessandro in questo momento. Allora, iniziamo dalla Serie D, Girone D. Matteo, fammi segno dalla regia, dammi l'ok che posso mandare in onda la schermata. E non mi mandare in onda i puffi, eh? Ok, allora, mandiamo la classifica, eccola qui. Mantova promosso in Serie C, qui abbiamo, per la gioia di Roberto D'Arti che deve preparare l'ennesimo articolo per il resto del Carlino, ancora il caso Crema San Maurice, come ci chiedevano tutti, ancora non sappiamo chi delle due retrocederà, caro Roberto. Tu stai diventando matto dietro questa storia, D'Altri? No, io
No, allora intanto voglio partire dal riconoscere alla Lega che decidere su un campionato che non è arrivato a conclusione a tante giornate dalla fine non è facile, questo glielo riconosco. Dopodiché non voglio essere neanche troppo polemico, però insomma io credo che sia la volta buona di dover decidere anche nei confronti di queste società che hanno diritto di capire cosa devono fare e non devono fare. Poi voglio tornare su un punto sul quale ieri con Mirko abbiamo discusso tramite messaggi, ci siamo, non dico confrontati, insomma, però abbiamo scambiato qualche opinione. Io dico, quella nota che c'era l'altro giorno sulla prima pagina della Lega Nazionale Dilettanti, dove diceva che le retrocessioni sono state decise in base alle classifiche cristallizzate così come al momento dello stop, secondo me qualcosa voleva dire. Poi sotto c'era anche il nome di Siviglia, staremo a vedere. Io confesso molto candidamente, ci sto capendo pochissimo. Allora ce lo facciamo spiegare da Mirko. Poi, Mirko, come funzionerà per San Maurice e Crema? Bella domanda, ma ha ragione Roberto, cioè, è un bel casino perché adesso specifichiamo proprio anche la differenza della nota che era uscita con le dichiarazioni di Siviglia e il comunicato. Diciamo che la nota di per sé era tutto sommato un'intervista con una precisazione, ma quando si parlava di cristallizzazione non c'era una specifica sulle classifiche, cioè non è uscito niente. E è uscito tutto ieri sera, comunicato ufficiale è uscito ieri sera con delle specifiche, cioè parlava proprio di coefficienti correttivi in caso di disparità di giornate disputate, per cui bisogna capire se verrà utilizzata la media punti o l'algoritmo. Allora, qual è il problema? Detto che con l'algoritmo si salverebbe la San Maurese e con la media punti si salverebbe il Crema, ci sono due problematiche però da affrontare. Allora, che teoricamente la Lega Nazionale Dilettanti vorrebbe utilizzare la media punti secca, il coefficiente punti secco, anche perché tra l'altro oggi il calcio 5 nelle proposte che ha elaborato per le sue classifiche, il calcio 5 è collegato alla Lega Nazionale Dilettanti, la media punti secca, semplice, quindi mi viene da pensare che anche la Lega Nazionale Dilettanti abbia utilizzato questo criterio. Però c'è un però. Potrebbe capitare che se venisse utilizzata la media punti, qualche società che con un certo tipo di classifica sarebbe salva con l'algoritmo, scusate, sarebbe retrocessa con l'algoritmo, magari sarebbe salva. E allora cosa succede? Facciamo ricorso? Perché oggi è uscito il caso della Fezzanese che con la media punti sarebbe retrocessa, ma con l'algoritmo sarebbe sest'ultimo. Quindi giustamente potrebbero dire in A, in B e in C hanno utilizzato l'algoritmo, beh della D in giù facciamo un'altra cosa, no, non ci va bene, facciamo reclamo, non avrebbero tutti i torti. Quindi anche qui la cosa incredibile è che oggi, premesso che oggi è uscito un comunicato, ma non ufficialissimo, però ha decretato alcune cose, in fondo c'è proprio scritto che non ha ancora deciso come stilare le classifiche. Cioè era la cosa primaria, che sono due mesi, come dice bene Roberto, che vorremmo sapere, ma quello che ha rovinato tutto è stato l'algoritmo di Gravina, perché se non ci fosse stata questa idea un po' buttata lì, si sarebbe usata la media punti serenamente, che peraltro sarebbe anche la linea più corretta, perché si va a fare la media delle partite giocate e non aggiungere delle medie dei punteggi a delle partite non giocate, che secondo me è un po' sporca. Cioè andare a creare una classifica basandosi su un punteggio ipotetico su una media punti di partite che poi in realtà non sono state giocate. Quindi sarà io mi auguro che la Lega Nazionale Dilettanti ci salti fuori, perché non è un problema piccolo. Soprattutto poi facciamo un'altra premessa: Crema e San Maurese il prossimo anno li rivediamo in Serie D, quello sono sicurissimo. Però se si risolvesse questo casino, perché non è solo il problema della Serie D, problema anche dell'eccellenza, della promozione, della prima, della seconda e anche della terza. Io credo che se Roberto D'Altri pubblicamente ha ammesso di non capirci nulla, dopo che gli hai detto che bisogna risolvere questo rebus e che praticamente i Crema e la San Maurese l'anno prossimo faranno la Serie D, sta per mandarti letteralmente a quel paese. No, non è mica colpa sua. Non è colpa sua.
No, no, ci mancherebbe. Marzocchi, Alessandro, io ti vedevo scuotere la testa, quell'algoritmo a te ti fa impazzire, poi tu sei uno che in matematica è sempre andato bene, da quello che mi dicono. Insomma, no, per la verità, esatto, come sì, me. Ho sempre avuto la media del 4,5 in matematica. No, sì. Guarda, io scuoto la testa per un semplice motivo, perché come sempre noi siamo in grado di incasinarci la vita, noi italiani, si dice. Siamo in grado di incasinarci la vita, cioè si poteva fare tutto molto serenamente, come diceva Mirko, e stasera stranamente sono anche abbastanza d'accordo con lui, e questa è sicuramente una novità, però diciamo che si poteva fare tutto molto serenamente con la media punti. Abbiamo creato un algoritmo, però, però non è che tutti devono usare l'algoritmo, ognuno può usare quel cavolo che gli pare fondamentalmente, no? Quindi a questo punto, se tu fai l'algoritmo, tutti devono usare l'algoritmo. Non è che l'algoritmo lo usa la A e la B e il calcio a 5 e la serie D usano la media punti. Non ha senso. Cioè, o si usa tutti la stessa cosa, oppure ognuno fa quello che gli pare e viene un gran caos come sta avvenendo adesso. Ma a parte questo, che vabbè, si poteva tranquillamente usare la media punti senza andarci a incasinare la vita come stiamo facendo adesso. Io credo che continuiamo a fare caos su caos, nessuno capisce nulla, siamo all'11 di giugno e non sappiamo ancora chi va andrà giù tra Crema e San Maurese. Se a voi sembra normale... No, e tra l'altro Mariotti ci ha detto che faranno entrambi la Serie D il prossimo anno, quindi inutile che vadano giù. Sì, esatto. Ma devi capire, Daniele, che decide Mariotti fondamentalmente. Beh, magari. No, però sempre... che facciano chiarezza, adesso parte gli scherzi, cioè non si può, dai, sono 10 giorni che si cerca di prendere una decisione, siamo ancora lì, dai, non si può, cioè, no, non esiste, non esiste. Permettetemi di chiudere questa pagina inerente alla Serie D Girone D con una battuta veloce da fare con Roberto Dalti, mi garantisci che il prossimo anno comunque la Savignanese farà l'eccellenza quantomeno, quindi è confermato che rimanga lo sponsor principale, che dia una mano lui per ritrovare anche un assetto organizzativo, perché da quello che ho capito è andato via il presidente dopo 3 anni insieme a tutti i suoi membri principali, e la Savignanese ha bisogno di fare un riassetto societario. Prego. Allora, aspetta, facciamo un po' di ordine, un po' di chiarezza. Ecco, vai. Dunque, tutto il consiglio è dimissionario per un motivo molto semplice: il consiglio aveva un mandato triennale, quindi alla scadenza del terzo anno tutto il consiglio è automaticamente dimissionario. Dopodiché ognuno può ripresentare la sua candidatura e casomai ritorna in carica. Il discorso Marconi è diverso, a parte che Marconi non consecutivamente ma è stato presidente per 20 anni. Marconi ha detto una cosa molto semplice, proprio stringendo il concetto: io sento il peso di questi 20 anni, ma soprattutto degli ultimi 2, che lui ha detto anche a livello fisico sono stati pesantissimi. Quindi lui ha comunicato a dicembre, non adesso, a dicembre nel Consiglio, che a fine stagione avrebbe lasciato la carica di presidente, perché non è deciso a lasciare completamente la Savignanese, però vuole avere un incarico di minor peso. Cioè non vuole essere obbligato a dover andare tutti i giorni al campo, allo stadio, in segreteria, a sentirsi dire: presidente, c'è questo, c'è quello, c'è quello, c'è quell'altro, c'è quell'altro. Vuole, in poche parole, condividere la responsabilità. Ok? Detto questo, che cosa sta succedendo? Sembra che, ma insomma ormai non è un sembra che, è piuttosto sicuro che lo sponsor Urbinati diventerà una figura molto più importante dentro la società, una figura magari decisiva. Così, da uno spiffero ho sentito dire che dovrebbe assumere la carica di vicepresidente Urbinati. Invece ci sarà un presidente operativo che dovrebbe essere una figura già dentro la società. Non ho capito bene se sarà uno dei consiglieri rieletti o se sarà, per dire, potrebbe essere anche una figura che dentro la società con oggi un ruolo amministrativo, diciamola così. Va bene. Matteo Pratelli ci dice: ragazzi, come ha detto benissimo Alessandro, invece di complicarsi la vita non era meglio bloccare le retrocessioni, facevi così, ora parlavamo di altro. Questo per quanto riguarda l'argomento che toccavi tu prima in riferimento all'algoritmo e sulla situazione San Maurese nella fattispecie. Troppo facile.
Allora, adesso dalla serie D girone D passiamo alla serie D girone F, prima di addentrarci ovviamente nell'eccellenza. Matteo ci aiuta nelle classifiche. Matteo, ti do delle coordinate dalla regia. Noi abbiamo tantissime immagini fatte quest'anno del campionato di eccellenza, promozione, prima categoria, anzi nei prossimi giorni inizia a rispolverare qualcosa da mettere anche nelle pagine Facebook che tu curi per far vedere ai nostri utenti, perché nel canale Daniele Emanuele di YouTube ci sono tutte le partite che abbiamo ripreso in questa stagione. Magari anche adesso metti su qualche partita oltre alle classifiche, perché altrimenti rischiamo di addormentarci sulla tastiera del computer. Allora, serie D girone F, Matelica, complimenti, ce l'hanno fatta dopo tantissimi anni ad andare in serie C. Hai visto che avevo ragione, D'Altri? Ti faccio la linguaccia. Cioè? Scusami, no? E Matelica avrebbe fatto la serie C e ci è andato. No, vabbè, se ma tu stavi a sentire. Cioè, sempre su di me, prima Gabellini, mi dispiace parlare degli assenti, per dire che Colella dice no, perché se allenava lui era più bravo. Non ho capito cosa c'entravo io con la panchina del Rimini, adesso mi butti in mezzo. Cioè, ogni volta che c'è qualcosa, buttate sempre dai, in mezzo. Dai, no, perché ti voglio bene. Un po' se avete delle amiche brutte da sbolognare, mi buttate in mezzo. Però lì ve lo dico, io ci sto, anche... Immaginavo. Allora, su quello lì non mi tiro indietro. Vai. In questo girone poi Matteo vado a leggere anche il messaggio che hai mandato su una squadra abruzzese, che è bello quello che tu dici, però ho imparato anche a parlare poco delle squadre molisane dove vengo io, perché in Romagna non è che possa fregare tanto, detto in termini volgari, però che tu dici la conosco molto bene quella squadra, che dopo vado a leggere il suo messaggio. Allora, qui, come diceva Mirko, occhio al Città di Campobasso, che potrebbe essere ripescato in virtù del bacino, stadio, città, capoluogo di regione in Serie C, insieme al Foggia, è la squadra che ha più possibilità di salire effettivamente. Poi abbiamo una situazione inverosimile. Lo Jesina in questo momento sta cambiando proprietà, ci sono dei nuovi soci, i tifosi sono fatti sentire quando si pensava che dovessero rientrare delle persone che sono state già presenti nella città di Jesi, non le hanno volute e prontamente il sindaco è intervenuto e ci sono dei nuovi imprenditori che ripartiranno dall'eccellenza con il progetto Jesina 2.0. Il Chieti, ho visto che ha fatto un comunicato lamentandosi per la retrocessione, però il Chieti, come nel caso dei Rimini, deve fare assolutamente ammenda su se stesso, perché tesserare 60 giocatori in un campionato di Serie D, secondo me c'è poco da dire, la retrocessione te la cerchi proprio di tasca tua. L'Avezzano, ci sono interessanti movimenti in questo momento, soprattutto dietro la scrivania, dove si parla della possibilità d'arrivo di Sansovini, bomber del Pescara, in questa stagione a San Nicolò Notarisco, farebbe per la prima volta il direttore sportivo, qualora però l'Avezzano rimanesse in Serie D, altrimenti in eccellenza non è confermata la sua figura, e in panchina andrebbe l'ex giocatore del Pescara Pesoli. Queste sono le voci per il momento. La San Giustese ha fatto sapere che comunque cercherà di difendere la categoria facendo dei ricorsi, ma anche lì la situazione la vedo brutta. Si è salvato in questo girone il Cattolica, 8 punti sulla quart'ultima, e quindi grandi applausi per il Cattolica. E se vogliamo aggiungere qualcosa, lo chiedo a te Alessandro, a te Mirko e a te Roberto, se vogliamo puntualizzare qualcosa per quanto riguarda questo girone. Mi unisco semplicemente ai complimenti, ma l'avevo avuto qui, dell'ufficio stampa Michele Bisco, per il suo vasto Girardi, paese di 600 anime, che è lì, decimo in classifica. Non so, Mirko, Ale e Roberto, se volete dire qualcosa. Ma guarda, parto velocemente. Io sicuramente quello che bisogna sottolineare in questo campionato sono due cose soprattutto. Vabbè, intanto la rimonta del Cattolica, bisogna fare solo un applauso, perché ha fatto, abbiamo sempre detto che era una squadra che comunque è partita tardi, ha costruito la squadra tardi, hanno avuto pazienza anche con Cascione, che era la prima esperienza da allenatore, pian pianino hanno trovato la quadra, hanno sistemato la rosa, poi sono stati anche bravi, nonostante anche l'infortunio di Rizzitelli, perché insomma Rizzitelli era stato il grande trascinatore del Cattolica in questa stagione, comunque davvero una serie positiva importante che l'ha permessa proprio negli ultimi lassi di tempo del campionato di portarsi a quel più 8 che l'ha permesso di salvarsi. Però bisogna anche sottolineare il campionato del San Nicolò Notaresco, che fino a una giornata prima era primo e si è trovato terzo proprio
dopo l'ultima partita giocata, tra l'altro avrebbe disputato uno scontro diretto nella prima giornata utile che si sarebbe dovuta giocare, e non si è potuta giocare neanche al secondo posto, perché purtroppo sarebbe terza, quindi una beffa nelle beffe. Ricordiamo, tra l'altro, Notaresco che ha speso molto meno di Matelli che di Campobasso, quindi è vero. Bisogna anche fargli un applauso. Ha un direttore sportivo molto in gamba, lo stesso allenatore. Il problema è che non hanno più saputo gestire il vantaggio, perché a dicembre, alla pausa del campionato, avevano un vantaggio addirittura di 11-12 punti. Sono stati anche abbastanza sfortunati. Quello bisogna dire. Alessandro e Roberto Dalti, se volete dire qualcosa in più voi su questo girone. No, io mi aggiungo insomma a quello che avete detto. Io dico solo peccato che sia finito così. Adesso nulla togliere al Matelica, chiaramente, che complimenti, eccetera. Però comunque vedere tre squadre in tre punti, e comunque la Recanatese che era lì, il Cattolica che stava facendo una gran rimonta. Diciamo che questo girone questo girone F ci stava regalando grandi emozioni. E peccato che ci sia fermato così, ecco. Però le sentenze sono quelle del campo, giustamente, quindi complimenti a chi va su. Ti dico, mi resta l'amaro in bocca solo per questo, perché rispetto ad altri gironi, anche in altre categorie, qua c'era veramente una lotta serrata, no? per le primissime posizioni e non solo, quindi mi sarebbe piaciuto vederlo andare avanti. Tra l'altro questa è una panoramica che potrebbe interessare anche i tifosi di Rimini, qualora il Rimini l'anno prossimo facesse la Serie D, potrebbe essere inserito in questo girone dove, ricordiamo, come unica romagnola c'era il Cattolica, o nell'altro, come scuote giustamente la testa Mirko, nell'altro. No, più che altro, Daniele, bisogna sapere quanti gironi ci sono il prossimo anno, perché secondo me non sappiamo neanche che lettera sarà, magari c'è la X. Appunto, cioè... Non andiamo troppo avanti, altrimenti Roberto Dalti domani finisce per fare un altro articolo. Robby, se vuoi aggiungere tu qualcosa, Matteo, mostraci un po' di immagini. No, io, guarda, proprio due parole di numero, dico, mi fa piacere per il Matelica che raccoglie i frutti non solo di questa stagione, ma delle ultime stagioni, quando era sempre arrivato lì ad un metro. Non ci dimentichiamo che la scorsa stagione il Matelica ha vinto la Coppa di Serie D, ed è arrivato ad 80 punti. Guarda che non vincere un girone di Serie D con 80 punti non succede tutti gli anni, quindi il Matelica raccoglie un giusto premio. E poi anch'io, come ha fatto Mirko, sottolineo quello che ha fatto il Cattolica, perché io la scorsa stagione, quando ho visto che loro hanno costruito la squadra, credo negli ultimi due giorni, cioè affidando la Cascione che era esordiente, io sinceramente mi sono detto, accidenti, qui ci vuole veramente un'impresa di quelle grosse, e quindi io dico bene, molto bene il Cattolica, mi fa piacere, naturalmente essendo una romagnola, giusto così. Sì, poi ricordo che il Cattolica ha fatto un mercato importante, soprattutto nel mese di dicembre, come ricordava Mirko, nel momento in cui si è infortunato paradossalmente a gennaio, il suo miglior finalizzatore, che era Rizzitelli, ha avuto una grande reazione, addirittura a parte Matelica, a parte neanche a farla apposta nel giorno della ripresa del campionato, il 5-6 gennaio, vado a memoria, le ha vinte o pareggiate tutte, quindi una grande, grande rincorsa. Qui vediamo qualche immagine della partita del Cattolica contro l'Agnonese, vista all'Opera qualche mese fa e ripresa anche questa dalle nostre telecamere. Allora, leggo qualche messaggio e poi cambiamo girone, andiamo a parlare di eccellenza. Matteo, ne leggo solamente uno dei tuoi, perché è quello della Sant'Egidiese e della San Giustese dello Jesina, ti ho già risposto. Dani, parlando di dilettanti che tutti noi tanto amiamo, volevo metterti a corrente del Castelnuovo Vomani in Abruzzo, promosso in Serie D con 3 promozioni consecutive, intenzionato a non fermarsi avendo un presidente molto ambizioso, in stile Canil del Matelica. Se tu fai la A14 e per arrivare a Vasto hai praticamente questa deviazione qui, paradossale che molte squadre dell'Abruzzo, non so se vi ricordate l'esperienza di Canistro e Miglianico, siano veramente, detto in termini volgari, nel casino delle montagne abruzzesi. Il bello del calcio, caro Matteo, è anche quello, piccole realtà che si affacciano al grande calcio con presidenti ambiziosi, come in questo caso qui. Vabbè, Miglianico e Canistro sono state due favole di mille anime in due paesi dell'Abruzzo.
Comuniello, qui c'è lo sfogo dell'attaccante del Gatteo. Andrea, stanno rovinando il calcio con tutte queste decisioni a tavolino, fanno passare la voglia di giocare. Guarda, in più in categoria come fai a mandare nessuno una squadra che ha un punto di vantaggio con 11 giornate da giocare? E non venitemi a parlare di regolamenti da applicare, che qui non c'è niente di regolare. Sto virus va e viene, è più o meno pericoloso a seconda dei loro scopi. Protocolli assurdi per tornare in campo e nel frattempo lasciamo festeggiare la regina in piazza, facciamo bere e giocare. Beh, oggi ne abbiamo parlato con Mirko, Alessandro già diverse volte, tutto purtroppo a una conclusione di questi campionati, una presa di decisione dovevamo arrivare. Qualunque sarebbe stata la decisione finale avrebbe portato dei pro e dei contro, e anche in questo caso capisco il tuo sfogo, anche da giocatore del Gatteo posso capire anche le tue valutazioni, quindi ci mancherebbe altro. Allora, più che altro Daniele, aggiungo anche una cosa, che per un calciatore comunque ritorno in campo, sai, giocare delle due sarebbe stato meglio. Un calciatore di per sé è quello a cui manca di più il campo di gioco, più che la società, per tante ragioni. Il calciatore comunque deve prevenire la salute, ma allo stesso tempo preferiva finire, in gran parte dei calciatori, finire la stagione in campo. Il problema era anche ripartire, perché bisogna sempre considerare il fattore psicologico. Anche riprendere, metti caso, come era stato ipotizzato anche a settembre, finire un campionato, con che mentalità ci arrivi, è quello il problema. Quindi a questo punto era più opportuno chiuderla qui. Purtroppo è stato deciso di prendere qualche decisione, in alcuni casi ci poteva stare, in altri meno, però insomma non si poteva accontentare tutti. Poi Andrea, tieni presente che la cosa più brutta, noi ne abbiamo parlato in maniera approssimativa in queste puntate, perché come sai curiamo un programma dedicato a Rimini Calcio, quindi alla Serie C, e poi con calcio di rigore fai veramente fatica a fare tutto. Ci ho provato facendo fase di crescita, che ogni settimana andavamo in un settore giovanile diverso, però sarebbe da affrontare anche il discorso del settore giovanile, perché se tu pensi che solamente adesso qualcuno e non tutti si stanno muovendo per poter realizzare un camp estivo, nomino appunto qui a Rimini è partito il summer camp con Scotti e Ricchiuti, a Marignano a giorni partirà il camp organizzato anche con la collaborazione del comune, a Nuova Fete uguale, ti faccio capire davvero soprattutto che anche i giovani, le squadre come entrata a livello di settore giovanile ci hanno perso davvero davvero tanto, e cercheremo anche di fare degli approfondimenti le prossime volte. Matteo, dalla regia, fai una cosa, per ogni categoria tu prepara tutte le schermate che hai, così le mandiamo subito in onda, non ti preoccupare, insomma. Allora, qui l'eccellenza girone A, qui Alessandro e Mirko, voi due siete i maestri, io qui alzo le mani perché conosco diverse squadre, però non avendole potute riprendere con le nostre telecamere, preferisco onestamente che facciate più voi un commento. Allora, il Rolo qui lo vedo, lo conosco, Bagnolese la conosco, Castelvetro la conosco, vi chiedo un po' a voi. Qui abbiamo, come verdetto, se non erro, la Bagnolese in Serie D e il Fiorano che è retrocesso. Alessandro, iniziamo da te. Di questo girone cosa mi puoi raccontare? Quali sono state le favole, se così vogliamo dire, le squadre che hanno rispettato il loro pronostico? Se ci sono state, ti aspettavi qualcosa in più da altre rispetto alla Bagnolese, ovviamente parlo, e se la zona anche rossa rispecchia un po' la forza delle compagini che tu hai avuto modo di seguire e ammirare da vicino? Beh, allora innanzitutto complimenti in questo caso alla Bagnolese per la promozione, quindi perché possiamo darla, quantomeno finalmente possiamo dare dell'ufficialità, no? Perché finora abbiamo sempre parlato di se e di ma, però finalmente possiamo dare delle ufficialità. In questo caso la retrocessa, credo che insomma, vedendo anche la classifica, diventava comunque molto complicato, no? Uscire da una zona di classifica così. Un girone comunque, bisogna dire una cosa, Daniele, che il girone A tendenzialmente è più forte del girone B, come possiamo dire, più competitivo, la mettiamo così, è probabilmente più competitivo del girone B. È un girone, è sempre stato un girone molto bello, sono gironi diversi, sono gironi completamente diversi, però tendenzialmente questo è molto più competitivo. Infatti quando qualche bolognese dal girone B passa al girone A tendenzialmente fa più fatica, a parte il caso dell'Axis Zola che poi ha vinto il campionato, però vabbè, questa è una piccola parentesi. Ci sono sicuramente delle società che hanno fatto meno di quello che
molti si aspettavano, che ci aspettavamo, io ne vedo uno sicuramente che secondo me è Castelfranco, che poteva fare sicuramente qualcosina in più, ma ce ne sono tante altre. È comunque un girone che ormai lo possiamo dare per, abbiamo già dato per finito, lo diamo per finito, che rispecchia più o meno in linea di massima quello che mi aspettavo. Poi so che comunque Mirko, insomma, avendo visto diverse partite del San Felice, ci può dare uno specchio anche del San Felice rispetto a quello che ha visto lui. Ma su questo campionato, sì, su questo campionato, beh, io obiettivamente un campionato che seguo, perché collaborando col San Felice diverse partite in casa le ho viste e mi sono fatto comunque un'idea. Detto che onestamente in rapporto al girone B è un girone economicamente più forte, perché ci sono delle società, non la Bagnolese, perché la Bagnolese ha speso il mal giusto, ma ci sono delle società che hanno investito tanto, non dico le cifre, per fare un grande campionato, quindi cioè, era un girone comunque molto molto forte. La Bagnolese ha avuto tanta continuità, cosa che non ha avuto l'anno scorso, anche in virtù della quasi impresa in Coppa, che si è fermata soltanto in semifinale, nella Coppa Nazionale. Quest'anno, tra l'altro, con una rosa con pochissimi vecchi, è riuscita, grazie anche a, insomma, tra l'altro prima ci stava anche guardando mister Claudio Gallicchio, a cui mando un grande abbraccio, e ne approfitto per fargli complimenti anche ai ragazzi, io ne ho sentito un paio prima, che veramente hanno fatto una grandissima stagione. Gallicchio, scusami, era l'ex giocatore che conosco io, e lui... Sì, okay. Assolutamente, ex Bologna, esatto, è lui. Gallicchio, piacere di conoscerlo, personalmente per me sono dei miti tutti quelli che... Se Claudio ne ha voglia, prossimamente, adesso non so se in diretta, prossimamente piacerebbe anche invitarlo, adesso provo magari a sentirlo in questi giorni. Insieme a Magoni, che ha cambiato squadra, proviamo. No, poi bisogna vedere la situazione anche del Colorno, che sicuramente sarà secondo, perché a prescindere dalle classifiche che decideranno è secondo in classifica, squadra giovane, squadra che si allenava al pomeriggio, cosa non da poco. Tra l'altro in questo girone che si allenavano al pomeriggio c'erano Colorno e Castelvetro, nella prossima stagione ci sarà anche la Picardo, che si allenerà al pomeriggio, teoricamente, insomma, il mister non è ancora ufficiale, ma dovrebbe essere mister Salmi. E mentre Colorno ovviamente spera di fare il salto, anche perché comunque ha le potenzialità, le strutture e ha comunque la forza economica per fare la Serie D. La San Michelese sicuramente ha fatto un grandissimo campionato, il Nibbiano, se avesse giocato quella partita in più, se gli avessero permesso di giocarla, chissà che forse non sarebbe arrivato secondo, e per quello che hanno speso, perché occhio e croce, quella che ha speso di più, è meglio che non vi dico le cifre, insomma, avrebbe sicuramente almeno perlomeno provato a scalare il discorso legato, insomma, a eventuali spareggi nazionali o ripescaggi, quello che adesso ovviamente non si potrà fare. Sorprese lo stesso San Felice, perché è squadra giovane, neopromossa, si puntava alla salvezza, invece ha fatto soprattutto nel giro di ritorno, per quel po' che si è visto, molto bene. Altra grande sorpresa era il Formigine, che peraltro ha già un nuovo allenatore, che è Pietro Ferraboschi. Pare sia rientrato il vecchio Masi, che insomma è sempre stato un grande contribuente per quanto riguarda anche i tempi della Serie D, e puntano a fare un campionato importante. Un po' la deludente, un po' la Virtus Castelfranco, soprattutto nella fase di ritorno, dove è un po' calato, sfortunato in Coppa Italia, nella fase nazionale. Ecco, l'unico contentino per il Castelfranco è la vittoria ai supplementari per quanto riguarda la Coppa regionale. Mentre invece nelle zone basse, diciamo che sono la classifica rispecchia abbastanza l'andamento. Tra l'altro la Folgo Rubiera ha annunciato di non iscriversi al prossimo campionato, e anche se ci metto un punto interrogativo, perché diciamo mai dire mai, insomma mi sono arrivati dei rumors, poi adesso ovviamente non m'azzardo a dire delle cose, perché ovviamente non ho delle certezze, quindi me le tengo per me. Dispiace per il Fiorano, perché purtroppo è stata un'annata un po' così, è andata male, si sapeva che ci sarebbe stata qualche difficoltà, mentre dobbiamo fare complimenti a Castelvetro, che con una squadra quasi tutta giovanissima, a parte qualche innesto nel giorno di ritorno, allenandosi al pomeriggio, è una squadra che aveva dato per morta, invece ha iniziato a inallenare dei risultati importanti, addirittura vincendo una partita 7-0
a Fidenza col Borgo San Donnino, altra delusione di questo campionato. E complimenti. Poi ovviamente bisognerà capire adesso come saranno distribuiti i campionati. Occhio alla Cittadella, dove è entrato Paolo Galassini, ex Modena, ex Rosselli Mutina, che sicuramente vorrà fare un campionato nella prossima stagione importante. Vedremo in che girone, perché ricordiamoci che se i gironi sono tre, la Cittadella, se va nel girone B, presumo, potrebbe essere una delle grandi favorite del campionato. Ale, questo è per te, e poi dopo passo al girone B di eccellenza con Roberto D'Altri. Luca Casadei scrive: il Castelfranco la vera delusione, e invece Gaggioli chiedeva se invece era il Picardo la vera delusione. Il tuo punto di vista, chi è la vera delusione? Ma come ho detto prima, secondo me è Castelfranco, onestamente. Okay. L'ho detto prima, sono d'accordo anche con Mirko, nel senso, stranamente siamo d'accordo, è incredibile, nevica in Emilia Romagna. E no, credo che tutti ci aspettavamo probabilmente qualcosa di in più per comunque non dico i soldi spesi, ma i giocatori presi e le ambizioni che si potevano avere a inizio stagione. D'Altri, tocca a te adesso. Abbiamo sentito Mirko e Marzocchi presentarci al meglio l'eccellenza girone A, l'eccellenza girone B è cosa di casa nostra, con anche Matteo. Matteo, allora, per due minuti tieni la classifica, poi manda un po' di immagini, perché altrimenti non voglio trovare i nostri spettatori che si addormentano sulla tastiera, che siamo bravi veramente a parlare, però un po' di immagini ci vogliono. Quindi non, ripeto, non mi mettere la donna che fa la piadina, perché sennò mi arrabbio. Roby, allora qui il verdetto: Marignanese prima, abbracciamo anche Alcerati, che ieri ha dichiarato di voler rimanere a Marignano, è stato confermato. Finalmente potrà anche lui avventurarsi nella Serie D. E poi qui abbiamo il Castrocaro, che invece subisce la retrocessione. Allora ti chiedo: il campionato della Marignanese, del Diegaro, della Fiericione, che sono tutte formazioni che noi seguiamo da vicino, e poi andiamo ad analizzare anche la zona rossa, soprattutto con la salvezza ottenuta dal Tropical Curiano e dal Classe. Prego. Sulla Marignanese dobbiamo dire innanzitutto che meritava di essere prima, e quindi merita anche di salire, perché lo diciamo con un concetto solo: una squadra che ha perso solo una partita per 1-0, oltretutto, perché non è che ne ha persa una e ha perso 4-1, 5-2, 1-0. Quindi è inutile dilungarsi di più, la Marignanese ha meritato. Per quello che riguarda il Castrocaro, è ultimo, dispiace, perché fra l'altro è una società storica, però il Castrocaro tutta la scorsa estate, ci scriviamo, non ci scriviamo, abbiamo le forze, non abbiamo le forze, sembrava che non ce la dovessero fare, poi si sono iscritti, con una squadra stra giovane, hanno cercato poi di innestare qualche giocatore importante, tipo Alex Calderoni, il portiere, quando è arrivato Montalti, però ormai era troppo tardi, insomma, una squadra che era partita veramente con un organico che io credo in eccellenza, obiettivamente fa fatica a starci. Per la FIA io direi un bel campionato, un buon campionato, forse anche al di sopra delle aspettative. Certamente i gol di Docente contano, pesano, è inutile negarlo. Oltretutto Docente, dopo due stagioni, ha annunciato che lascia la FIA. Io personalmente non so dove possa andare. Per quello che riguarda il Diegaro, buon campionato, perché chiude ad un punto dalla seconda, buon campionato, secondo me con qualche rimpianto, perché l'organico era molto importante, forse rosa non lunghissima, ma negli 11 titolari il Diegaro era molto forte, ha pesato l'infortunio di Bernacci, che è stato fuori più di 2 mesi, e quando è rientrato ci ha messo un po' ad entrare in forma, ha pesato qualche sconfitta interna, e poi quell'episodio di quella partita persa a tavolino per il cambio, i numeri delle maglie sbagliato, che secondo me comunque ha portato anche un contraccolpo a livello mentale. Quindi io dico, per il Diegaro comunque è un campionato sicuramente positivo, però qualche piccolo rimpianto secondo me ci può stare per il Diegaro.
Senti, per quanto riguarda la zona rossa, oggi festeggia sicuramente il Tropical Coreano, che sappiamo che ha annunciato il nuovo allenatore, che sarà Marco Bucci, tra l'altro un'esclusiva, un'anteprima data da noi come notizia a calcio di rigore la scorsa settimana, e ha cambiato anche il direttore sportivo. Ha salutato Cipriani, ci sarà l'annuncio del nuovo direttore sportivo, c'è già qualche nome in verità che circola, però aspettiamo giustamente che la formazione del presidente Marzi possa annunciarlo. Cosa vuoi dire rispetto a quanto detto già nella prima parte da noi sul Tropical Coreano? Cosa puoi aggiungere? Sempre con me? Stai parlando? Sì, sì, sempre con te, Robby. Sì, sì, perché Alessandro e Mirko li abbiamo interpellati sul girone A, sul girone B voglio te assolutamente. Ah, ma anch'io volevo parlare del girone A, perché dovevo dire che non ne so assolutamente nulla, non me l'hai fatto dire, ma va bene. meno male. È quello che vabbè, ci piace. Ma uno deve anche confessare i suoi limiti, quindi... sul coreano cosa dire, è stato un buon ciclo quello degli ultimi anni, era salito, ce lo ricordiamo, lo scorso anno tramite lo spareggio. Questa stagione era stata un po' una stagione di alti e bassi, per la verità, forse dal coreano ci si aspettava, adesso non dico moltissimo di più perché sarebbe esagerato dire questo, però ci si aspettava forse che potesse stare verso il centro classifica con qualche difficoltà in meno. Se non mi sbaglio, inizio stagione avevano preso anche Dumitru, che si pensava potesse essere un attaccante che gli desse una mano importante, poi non è stato così. Io credo che la stagione del coreano alla fine, tirando le somme, non è stata così male. Hanno deciso di cambiare, forse perché sai, nel calcio ci sono dei cicli e quindi probabilmente sentivano il bisogno di impostare un ciclo nuovo. Allora iniziamo a leggere un po' di messaggi. Matteo Pratelli chiede: Nibbiano, Valdidone, Diegaro, se possono sperare nel ripescaggio, se dovessero esserci più gironi D con meno squadre. Possono, Mirko, sperare oppure no? Allora, bisogna fare due discorsi differenti. Allora, il Nibbiano intanto bisogna vedere cosa vuole fare il prossimo anno, perché ci sono delle voci, si parla di eventuale fusione con la Castellana, si parla addirittura di un disimpegno del presidente che potrebbe entrare a Piacenza, quindi il Nibbiano potrebbe anche non iscriversi. Però Nibbiano io ritengo che quando ci saranno dei verdetti è una di quelle che potrebbe eventualmente, forse l'unica delle terze realmente penalizzate per il discorso delle seconde, per un discorso legato ai coefficienti punti per la partita non giocata. Quindi Nibbiano, se fa ricorso, secondo me potrebbe essere la prima, forse delle non seconde ad essere considerata a livello nazionale. Però bisogna capire Nibbiano che farà, perché questo non si sa ancora per bene, anche se comunque per quanto riguarda la dirigenza credo che sono alcuni siano stati confermati e tutto. Per quanto riguarda Diegaro, da quello che mi risulta a me, una gran volontà di fare la D non c'è. E invece Alessandro ci chiede: Stefano Madriselvi, ma ci sono possibilità che ripescano le seconde di eccellenza? Ma anche in questo caso bisognerà capire come saranno i gironi di eccellenza. Io credo di sì, credo che siano state spese anche delle parole nei confronti di determinate squadre da parte della federazione, quindi credo che le seconde di eccellenza, non dico che siano sicure di andare su perché non è sicuro nessuno, cioè, però penso che ci siano serie possibilità che vadano su. Allora, salutiamo come sempre Costanzo Morena che ci segue in tutte queste dirette quando siamo partiti quest'estate. Ciao Costanzo, in un momento così difficile del Covid-19 per noi del calcio in 3 anni, dalla terza alla prima FGC, permettendo una soddisfazione enorme. Ciao Daniele, Mirko e Alex, a presto. Direttore generale Costanzo Morena. Ciao Costanzo. Peraltro, Dani, a proposito di questo, salutando Costanzo Morena e l'MSP, che l'anno prossimo farà la prima categoria, domani... Okay. Domani annuncio agli amici che su Emilia Romagna Sport ci saranno i primi colpi di mercato dell'MSP Calcio. Benissimo, se lo volete annunciare qualcosina stasera, solamente le sigle iniziali, se posso... Posso dire una cosa? Ma io penso che Alessandro stasera possa annunciare i colpi del Castenaso, visto che è uscito. Aspetta, no. Aspetta che ti sento monosillabo, che scatta.
Non sento niente, non sento. Cosa hai detto? No, hai detto? Ho detto a proposito di colpi, visto che Alessandro ieri si è dimesso dal suo incarico a Castenaso, può sparare i colpi del Castenaso tranquillamente. Dai, dici qualcosa, Balzocchi. Guarda, no, Balzocchi, ti leggo questo messaggio, perché tu non lo sai. C'ha scritto Lucio Buratti l'altra sera, abbiamo detto che sapevamo che eri ospite da lui, incaltalo, che è arrabbiato nero, e oggi Matteo Pratelli ci ha seguito nella diretta mia di Mirko alle ore 18 e mi dice giustamente: Dani, nella diretta delle 18 a fine puntata hai accennato ad un Marzocchi molto nervoso questa sera. Io posso dirlo, Ale, abbiamo preso finalmente uno sponsor in un momento di crisi, che è la camomilla Bonomelli. Alessandro, prima di entrare in diretta ti è bevuto 10 camomille Bonomelli. Oh, eri incavolatissimo. Sabato arrivi da me, sembri praticamente uno che deve fare il chirichetto. Perché sabato eri incavolatissimo? Ma ricordo. Non lo so, io ho sentito. Chi ce l'hai con il mondo? Chi ce l'hai? Con il Milan gioca domani sera? Chi ce l'hai? Sono No, assolutamente no. Sono abbastanza sereno invece da questo punto di vista. Quella abbastanza che... Sì, no, dipende dai giorni. Però adesso a parte le battute del discorso Castenaso, è stato molto semplice la spiegazione, visto che stiamo parlando delle eccellenze di Rugby e Castenaso ha fatto parte di questo campionato. Perfetto. E no, praticamente, visto che l'allenatore comunque è stato esonerato, no? E il direttore sportivo Franchini ha dato le dimissioni del direttore sportivo di prima squadra juniores, io ero stato portato da loro, mi sembrava giusto per correttezza nei loro confronti non rimanere in questa nuova gestione societaria, ecco, diciamo così, visto che comunque insomma sono state le due persone che mi hanno convinto, mi hanno cercato a luglio e agosto scorso per portarmi lì, non essendoci più loro, con tutto il bene per i ragazzi e per la società, che è veramente straordinaria, però onestamente mi sembrava una mancanza di rispetto. Tornando ai colpi di mercato, io chiaramente non so niente, faccio finta di non sapere nulla, posso dire che i giocatori top, per esempio di Giulio e Barone, per citarne due che insomma ex Progresso eccetera, hanno già parlato per il rinnovo, e quindi l'anno prossimo, a meno di clamorosi ribaltoni, saranno giocatori del Castenaso, e si sta trattando un giocatore molto importante, ex Progresso anche questo, Bassoli, fratello del Bassoli professionista, anche lui molto molto bravo, e credo che si stia, esatto, credo si stia costruendo una buona squadra. Poi è da vedere, perché siamo all'11 di giugno, io ancora comunicati sul nuovo allenatore, sulla nuova gestione societaria non ne ho visti, quindi sai mai che magari, chi lo sa, boh. Ma scusa, ma se a Castenaso non c'è l'addetto stampa, come fanno ad arrivare i comunicati? Vabbè, sì, effettivamente è una domanda intelligente. Posso... D'altri sei veramente... Ti dovresti vergognare che hai messo il gagliardetto del Rimini dietro di te, guarda lì. Hai ragione, cioè. Però guarda, vorrei dire ad altri ciò che penso, ma in questo momento non lo posso dire. Guarda, ti posso dire che, amico d'altri, che in seno al Castenaso c'è un movimento separatista che movimento separatista che ogni tanto alle mie spalle faceva uscire qualche comunicato. Quindi è come il governo Conte, dove una certa ala del governo è uguale, dai. Più o meno è così, quindi vedrai che vabbè, in qualche modo i comunicati usciranno. Adesso poi, diciamo la verità, noi stiamo facendo battute soprattutto per così farti un po' sbollire l'amarezza, dai. Non è che non ti vogliamo prendere in giro, ecco. No, ma ha fatto sbollire il bollitore con tutte le camomille che si è fatto di venire qui. Guarda, amarezza non c'è, nel senso, è chiaro che dispiace, perché comunque mi sono trovato bene, vabbè, quindi appunto, quello, non dai, nego quello. Che dispiace, poi è vicino a casa eccetera eccetera, però ero molto, ti dico, il post che ho pubblicato nella giornata di ieri, dove ho comunicato insomma che andavo via da Castenaso, l'avevo scritto il 25 di maggio, quindi l'ho tenuto quasi 20 giorni fermo in attesa degli eventi, quindi non è stata una decisione presa così all'improvviso, era stata ponderata, e come detto, insomma, visto che i miei due punti di riferimento sono stati allontanati,
insomma, per rispetto, educazione e per il bene che voglio a loro, mi sembrava giusto. Non mancheranno le intanto, opportunità, dai. Non mancheranno le opportunità, non ti preoccupare, ti rimpiangono già Castenaso, tanto che ti hanno sostituito con una bella ragazza. Alessio Non Gaggioli credo. dice, Non credo. però lo puoi dire dove va Franchini, ti vieni in soccorso Gaggioli, Guarda Alessio, dove va Franchini? Io faccio fatica a dirtelo perché davvero non lo so, nel è senso la che ho. rotonda. Può essere, ho sentito Fausto, sento Fausto quotidianamente, ma sinceramente non so dove va. Ha 1000 porte aperte. Da quello che so, posso dire che la voce che lo dava vicino al Corticella al momento è infondata. Questo lo posso dire. Allora, adesso torniamo un attimino seri perché c'è Daniele Schiavina che ci scrive: siamo qui in un gruppetto di tifosi della Centese e siamo molto ma molto amareggiati. Mirko, cosa gli vuoi dire a Daniele? Di stare tranquillo. Punto. Daniele, state E tranquilli, non se farei siete delle tragedie. Accento, non farei delle tragedie. Aspettiamo gli eventi. E se dico Dani, così, allora. ci sono delle ragioni se dico così. Dani, permettimi un'aggiunta, scusami, sul discorso, perché se no si creano dei fraintendimenti, mi suona il telefono ogni 2 minuti domani e non ne ho voglia. Sul discorso di Franchini, era il direttore sportivo della prima squadra juniores del Castenaso, in questo momento è responsabile di storia giovanile del Castenaso, quindi non è che se Franchini ha dato le dimissioni da direttore sportivo vuol dire che non è più a Castenaso, in questo momento Franchini è un dirigente del Castenaso, questo lo puntualizziamo perché mi sembra corretto, visto che da altre parti era stato ufficializzato il suo addio, in questo momento non è così. Poi domani si dà le dimissioni un altro paio di mani. Hai fatto bene a dirlo perché Gaggioli, adesso che è senza lavoro, non fa più il segretario sportivo, si è messo a fare lui le interviste al posto nostro, hai capito? Quindi adesso cerca lavoro da noi. Dai, Alessio è sempre forte, è troppo forte. Andiamo a vedere, aspetta, allora, qui ti hanno risposto ancora, attento, vado per ordine. Andrea Mottola, attento alle novità, sono dietro all'angolo. E poi Schiavina, di nuovo, 100 non merita la prima, ma la promozione. Beh, dai, se te lo dice Daniele, Mariotti, aspetta gli eventi. aspetta Aspetta gli eventi, state lì. sereni. E se sei in un gruppo di amici, veramente, goditi la serata e se lo dice Mariotti è una certezza. Ti ricordi l'uomo del monte ha detto Certezza, sempre di sì. certezza non ci sono mai, però gli dico di star sereno perché ci sono delle situazioni un po' particolari che sono in sviluppo. Allora, ragazzi, siete stati bravissimi. Dunque, 1:30 siamo, andiamo avanti, promozione e partiamo con la promozione Girone A. Questa la conosce meglio di tutti voi due, Alessandro e Mirko, dunque qui festeggiamo la Fidentina che ha vinto il campionato con 56 punti, retrocede invece, no, qui non retrocede nessuno perché c'è stato il blocco giustamente No. delle retrocessioni, quindi si salva anche i Basili Castello, 7 punti, 7 punti, Basili Castello. Beh, quando si parlava delle retrocessioni, ecco, in queste circostanze, secondo me si poteva, ma lo dicevo anche oggi pomeriggio, certe situazioni secondo me andavano valutate. Stavo guardando i nomi di queste squadre. Scusami se ti interrompo. La È una Polisportiva fusione tra Castello. Basilica Nova e il Castello, che era una società che era in terza categoria, però dopo l'annata scorsa praticamente ha giocato quasi sempre con degli juniores. Io queste classifiche le vedo per la prima volta con te, ma il Brescello era la famosa squadra che era in Serie Certo. C. Ok, è quella. Poi vedo il Noceto che è stato Dato qualche anno fa. era una delle favorite, è andata avanti in coppa, però in campionato poteva andare meglio. C'è da dire che però quelle che sono davanti non erano, ma cioè, Fidentina e Sasso Maggiore sono squadre esperte. La Fidentina aveva una squadra molto forte. Tra l'altro, un abbraccio al buon Gandolfi, dirigente che insomma si cucca un'altra promozione in carriera. Non so quante ne ha fatte. E considerato che anche il Sasso gioca più o meno con la stessa squadra da anni. Tanto nel Sasso Maggiore gioca il nipote di Nicola Berti, e quest'anno tanto ha segnato anche molto e ha Bene, fatto fatto molto bene. bene. E per del resto, insomma, la classifica è abbastanza rispecchia molto l'andamento, insomma, anche quello che poteva essere in campionato. Ha deluso un po' la Ponte Nurese, da cui ci si aspettava qualcosa, ma aspettavo qualcosa di più anche dal Gotico Garibaldina. C'è il Sorbolo, so che ha grosse difficoltà, lì c'è ancora da capire se si iscriveranno o meno. Mentre il Palavicino, che a questo punto si salva.
si vociferava di una possibile chiusura, e questo non è un segreto perché è una chiacchiera che è uscita e non è una buttata, il Pallavicino potrebbe decidere anche di autoretrocedersi, però valuteranno. Questo un po' per fare il punto alla promozione di Girone A. Ale, tu ci puoi dire qualcosa in più rispetto a Mariotti per quanto riguarda questo girone? Io qui sono onesto, visto che D'Altri Pia diceva apertamente che l'eccellenza dall'altra parte non la conosceva, io qui conosco tre squadre: il Brescello, il Noceto e il Sasso Maggiore. Le altre, sono sincero, non ne conosco neanche una. Dimmi qualcosa in più. Ma guarda, sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto Mirko. Comunque la classifica rispecchia abbastanza quelle che erano le previsioni di inizio stagione, sia in fondo alla classifica sia in testa. Delusioni sicuramente, ricordava il Gotico, il Brescello, insomma, che si è andato avanti in Coppa, è vero, però onestamente mi aspettavo fosse quantomeno i primi due posti, non così lontano, perché sono quasi 20 punti dalla prima in classifica, sono veramente veramente tanti. Le prime due, la prima in questo caso è partita completamente e ha fatto il vuoto. Io vorrei aggiungere solo una cosa, Daniele, sul discorso che facevate sulle retrocessioni, no? Io credo che ci siano certe categorie, non certe categorie, certe situazioni dove onestamente si poteva fare in modo diverso. La mia idea, però è un'idea troppo intelligente, quindi è chiaramente scartabile a priori, è che comunque cosa diceva quello, no? Quello che diceva fondamentalmente quello che pensi è giusto, ma tanto è sbagliato, quindi esatto, ecco. È chiaramente così. Però io pensavo una cosa nei giorni scorsi, peraltro ne parlavo anche con Mirko in privato. Ci si poteva semplicemente fare una franchigia, no? Quindi se dall'ultima alla penultima ci sono, non so, 8 punti, 7 punti, quello che volete, l'ultima va giù, perché onestamente in un girone A di promozione dove l'ultima ha 7 punti in classifica, onestamente mi sembra abbastanza assurdo, no? Faccio un altro esempio che ci riguarda, insomma, in prima categoria, nel girone E, c'è una squadra in fondo alla classifica che ha 3 punti, 4, quanti ne ha? Quindi onestamente, insomma, mi sembra veramente assurdo che una squadra che fa 3 punti in 20 partite si ritenga comunque salva. Ecco, questo ci tengo a dirlo. È chiaro che laddove c'è della bagarre è giusto congelare, però in un caso in cui ci sono 10 punti di distacco tra la penultima e l'ultima, porca miseria, con tutto il bene, però non ha senso, è assurdo. Però Pratelli mi fa notare che tu è la terza volta che stasera sei d'accordo con Mariotti, e quindi questo non va bene. È grave. No, non va bene, ovviamente c'è qualcosa che non va stasera. È grave. Mirko, rispondendo sempre a Pratelli, Brescello avrà possibilità di ripescaggio, sì o no? Dimmi solo sì o no. Ho seri dubbi. Ha seri dubbi, Matteo. È quinta. Anche se ha fatto la Coppa, come fai a ripescarla? Anche perché bisogna considerare che adesso ad oggi ne devi tirare giù 2/3 dalla Serie D. In più ci sono le promosse, bisogna far arrivare i conti a 42, se saranno 42. Se ripeschi le seconde, altri posti non credo che ce ne siano. Io so che Matteo vorrebbe dei campionati a 90 squadre, ma non è che si può ripescare. Soprattutto quest'anno, ripescaggi ce ne saranno, ce ne saranno tanti. Come ci saranno anche molte autoretrocessioni. Quindi fate. Tra l'altro, a proposito di fusioni, non fusioni, lo diciamo, è stato posticipato il 20 giugno il termine ultimo per le fusioni, cambi di denominazione e quant'altro, che poi ovviamente tutte queste situazioni usciranno nel comunicato numero 1, quindi presumo che il comunicato numero 1 del CRER non uscirà il 1 luglio, ma presumo che uscirà tipo verso il 27-28 luglio, 1 agosto, giusto Alessandro? Su me sì, i tempi sì. Sono quelli, perché in teoria sì, io se fossi loro a questo punto lo farei uscire a settembre-ottobre, così abbiamo risolto il problema. Volevo dire che non sapremo ancora Creme San Maurese come è finita. È vero. Quello non lo sapremo mai. Allora, Roberto, Modenese, e qui Mirko, scusami Alessandro, Modenese qui vincitrice del campionato, 50 punti più 2 sul Campagnola, e ultimo il Galeazza con 11 punti, però anche qui ricordiamo promozione bloccata, le retrocessioni, festeggia solo la Modenese che sale di
di categoria. Anche qui tutto nella norma, ci sono delle sorprese, top e flop, qualcosa da segnalare, Mirko e Alessandro? Ma per sorprese sicuramente ha fatto, vabbè, Modenese e Campagnoli erano i favoriti, quindi erano lì davanti. Secondo me la Modenese qualcosina in più ce l'aveva a livello proprio di completezza d'organico. Il Campagnolo tra l'altro ha salutato Sentieri, che non sarà più un giocatore del Campagnola, due squadre che comunque ritengo che il prossimo anno probabilmente faranno l'eccellenza. Il Campagnolo si vociferava che la prossima stagione potesse anche allenarsi di pomeriggio, però è una cosa che devono valutare. Ha fatto molto bene la Vignolese, sicuramente questo era un girone che confronta l'anno prima era leggermente meno forte, ma c'erano tante squadre di buon livello, diciamo fino al Castellarano. La classifica, ecco, Castellarano è una grossa delusione perché aveva dei giocatori importanti. L'attacco Greco Gerardi inizio stagione, insomma, non era male. Greco ha giocato insomma in Serie A, ha avuto qualche problema fisico. Gerardi comunque un attaccante che insomma in promozione insomma farebbe la differenza. Non è andata bene, e come poteva far meglio il Fabbrico. È stato un bel campionato dietro, diciamo che le squadre nelle ultime posizioni tutto sommato ci potevano stare. Il Galeazza purtroppo si è trovato in un girone molto forte per le sue possibilità, però qualche piccola soddisfazione se l'è tolta. Galeazza che non si esclude, ma una voce non si esclude che possa decidere anche ugualmente di fare la prima categoria, ma queste sono scelte che prenderanno loro. Galeazza che peraltro io due giorni fa ho salutato mister Panzetti, che oggi è stato ufficializzato a Casumaro. Insomma, mi fa piacere anche che si sia salvato il Persiceto. Sul Persiceto, Alessandro, abbiamo delle notizie? Sì, però non si possono dire. Diciamo che stanno facendo un casting importante con diversi allenatori, ecco. Sono diversi quando sei partito con sì, con tipo un sì praticamente no, mi veniva da dire un nome, ma mi sono fermato. Ah sì, c'è un casting importante, mi fermo qua. Vabbè, Matteo, vai avanti con i C che andiamo su Alessandro, promozione girone C, andiamo avanti, e poi d'altri preparati perché tocca a te promozione girone D che delle nostre parti. Vai Matteo, veloce, 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 sennò qua ci addormentiamo sulla tastiera. Vai, Matteo. Vai, ecco, Matteo. Bravo. Allora, qui allora, Ale, tutto tuo. Val Santerno festeggia la promozione, il Cotignola si morde e si mangia le unghie, perché comunque Cotignola noi l'abbiamo conosciuto nel nostro girone qualche anno fa, qui c'erano davvero le possibilità di poter salire, poi ci dirai qualcosa in più tu. Il Castness 2020, nonostante l'ultimo posto in classifica, salva anch'essa la prima posizione. Dici qualcosa in più. Allora, ti posso dire diverse cose. Allora, la testa della classifica, la Val Santerno, guarda, hanno speso comunque tanto, hanno preso dei giocatori importanti anche da categorie superiori. Credo fosse una delle squadre in lizza per vincere questo campionato, così come il Cotignola, lo dicevi tu, comunque è un'ottima squadra, la conosciamo il mister, è un gruppo comunque importante, e credo che anche loro qualche chance potessero avere, anche se vedevo onestamente Val Santerno e Atletico Castenaso con qualcosina in più. Ti dico sinceramente, è chiaro che guardiamo la classifica com'è adesso, quindi magari potevano esserci 10 giornate, 7 giornate, quello che è, in cui si ribaltava la situazione. Guardando la classifica adesso, io sinceramente mi aspettavo qualcosina in più dal Massa Lombarda, che era un'altra di quelle squadre che secondo me almeno 7-8 punti in più poteva tranquillamente averli. In fondo alla classifica, Daniele, ti posso dire che sì, il Casnese è risultato ultimo. Peraltro si vocifera qui a Bologna che insomma la matricola del Casnes potrebbe andare da altre parti, ecco, diciamo così, si parla di una vendita della matricola, quindi stiamo a vedere quello che succederà e basta, insomma. Sono dilungato anche troppo. È un girone che conosco bene, qui le squadre le conosco abbastanza e mi ci rivedo, infatti mi incuriosisce molto. Matteo, l'unica cosa che mi incuriosisce delle promozioni me lo sei andato a togliere dopo 30 secondi. Vabbè, rimani fermo. No, mi piaceva perché girone A, girone B, sono sincero anche con i nostri spettatori, voi li conoscete. È un po' come il regista della Formula 1 che improvvisamente mette il sorpasso tra l'11° e il 12° posto mentre si stanno giocando il primo posto in tre, più o meno.
Allora, Matteo, ci terrei che gli spettatori, come tutte le altre puntate, rimanessero fino in fondo, perché stasera dobbiamo analizzare tutte le categorie. Ti prego, non mi mette la prima categoria dal girone A fino all'H, perché sennò arriviamo veramente domani mattina. G e H. No, l'ammazzo. Allora, mettimi il girone D e dopo mi metti un po' di immagini per far vedere anche i nostri spettatori che abbiamo delle immagini nostre, che abbiamo fatto 500 di partite, non è mandato un filmato video, ma mi ha mandato quella della piadina, mi ha mandato. Allora Roberto, iniziamo da te mentre Matteo cerca la classifica, perché oggi allora, è arrivato nella diretta. No, aspetta, nella diretta delle 18 è arrivato subito un messaggio. Okay. Secondo me è giusto che rispondi tu, perché la realtà la conosci tu. Mi hanno chiesto, nonostante l'abbandono di Montanari, se a Gambettola è possibile una fusione. Allora, partiamo dalla domanda più facile che si poteva fare. Ma guarda, allora, è possibile una fusione, tutto è possibile a questo mondo, tutto. Quindi io non direi che ci sono zero probabilità della fusione, anche se la vedo un'operazione molto difficile. E poi qui parlo proprio io, questa è proprio una mia opinione, non sono notizie, non sono anticipazioni, niente, ma la mia opinione è che prima di arrivare a discutere di un'eventuale fusione tra Gambettola e Junior Gambettola, ci sono delle cose che si devono chiarire all'interno del Gambettola. Cioè, loro prima si devono chiarire loro le idee su cosa vogliono fare, cosa non vogliono fare, come lo vogliono fare, poi quando sanno loro cosa vogliono fare, possono provare a parlare, a discutere con l'altra società. Altrimenti, se tu non hai... le cose chiare nel tuo ambito, non so, e comunque la fusione la vedo ardua come cosa. Allora, sì, Costanza ha ragione, no? I gironi vostri per quanto riguarda le altre categorie che sono più nel bolognese, purtroppo vivendo a Rimini con le nostre telecamere puoi capire anche tu che è difficilissimo, già difficile seguire. Quest'anno, guarda Costanza, non so se hai mai visto la nostra trasmissione, però 10 servizi video a lunedì sera, 10 partite diverse dalla Serie D, girone D, fino ad arrivare alla prima categoria, sono tantissimi per una trasmissione di calcio locale. Sarebbe bello avere qualcosa anche delle vostre parti. E onestamente la promozione girone C mi piace molto, che non avevo mai conosciuto e grazie anche ad Ale e Mirko ho avuto modo di vederla stasera. Questo per rispondere a Costanza. Allora, inizio a farti un po' di domande sulla promozione girone D, che è quello che riguarda la nostra zona, è già risposto sul Gambettola. Allora, sì. Complimenti tanto a Russi che è salito, bloccate tutte le retrocessioni. Io posso dire, Roberto, con te che respira soprattutto i santermette del presidente Alex Martino, perché non credo che Alex, tutto il bene che gli voglio, quest'anno potesse salvarsi, onestamente. Posso dirti se è stata un po', sì, anche se non hanno promossa, visto i giocatori, una delusione di questo torneo? Allora, intanto scusami se non ti rispondo subito, ma abbiamo una notizia che facciamo sapere. Devo rivelare, come è giusto, che parlavo con Giuseppe Del Bianco poco prima che andassimo in diretta, quindi la fonte è Giuseppe Del Bianco. La Vis Misano ha trovato l'accordo con Gianluca Righetti. Ok, questo è importante. Quindi, prossimo allenatore della Vis Misano, Gianluca Righetti. Però se non erro, Righetti lavorava già lì nel settore giovanile. Sì, penso di sì, perché anche la Vis Misano è una di quelle società che in un certo senso fa parte un po' del circuito Grassi per i settori giovanili. Rimini C. Ecco, Rimini C. Ecco, non nominare troppo. La FIA Rimini B. Roberto. Oh, guarda. Cioè, praticamente devo fare le domande a Roberto, mi ha tolto la classifica, non ci sono neanche le immagini che passo. Io non ammazzo questo regista. Guarda, io poi in diretta mi fa incavolare, Matteo. Guarda, una roba incredibile. Allora, io, Mirko e Alessandro lo vedremo a difendere fisicamente. Sì, a spada tratta. Da scudo. Certo. Facciamo da scudo. Certo. Adesso, tra l'altro, mi ha messo uno dei match che abbiamo ripreso quest'anno proprio, credo, a Misano, vado a memoria, adesso non mi ricordo che partita fosse questa. Spero non siano 0-0. No, perché la partita più brutta fu, tu c'eri quella puntata quando dissi che andai a riprendere Misano e Gatteo, rischiai di addormentarmi, veramente, finì 0-0, quella partita, una delle più brutte, ma era d'accordo anche Mister Bucci con me. Roberto, allora, partiamo per gradi, Matteo sì. Mi ha tolto la classifica, vado a memoria, va bene.
Bucci intanto a Misano è stata uno dei migliori allenatori perché ha rappresentato una realtà importante. Possiamo dire che anche per lui con la chiamata del Coriano è arrivato un importante riconoscimento? Ah beh, assolutamente. Assolutamente, anche perché oltretutto io sono convinto che il Coriano abbia delle ambizioni che non saranno quelle di vincere il suo campionato, però di soffrire meno e di arrivare a stabilizzarsi, a stabilizzarsi. Quindi credo che appunto sia chiamato Bucci a realizzare questo obiettivo, per cui è un riconoscimento di quello che ha fatto in questi anni. Senti, con te voglio fare un gioco zona rossa e zona playoff e promozione. Allora, rispondimi intanto sulla domanda che ti ho fatto poc'anzi sul Sant'Ermete. Ti aspettavi qualcosa in più, nonostante da neopromosso, perché comunque i giocatori importanti ce li hai Sant'Ermete? Ah, guarda, io mi ricordo quello che disse Alex Martino alla fine del famoso spareggio con il Granata. Lui disse che loro sarebbero stati comunque la realtà più piccola del campionato di promozione, perché Sant'Ermete è solo una frazione del comune di Sant'Arcangelo, e quindi diciamo che non è così sorprendente che abbiano avuto tutti questi grandi problemi. Qualcosina di più sì, io me l'aspettavo, perché di solito le squadre neopromosse, sai, sulla spinta dell'entusiasmo, sulla spinta della carica della promozione, riescono ad andare un po' meglio. Invece hanno avuto molte difficoltà in questa stagione. Io qualcosa di più dal Sant'Ermete sì, mi aspettavo, però insomma, diciamo la verità, noi abbiamo una simpatia per Alex Martino, quindi ci fa piacere che si sia salvato, ecco, dai, confessiamolo. Senti, è così. Hanno evitato il rischio di poter comunque essere risucchiato, che ricordiamo anche qui mancavano diverse giornate nella zona più rossa della classifica. Anche gli amici del Cervia, che avevano iniziato parzialmente bene verso la quarta, quinta giornata, avevano iniziato ad avere una ripresa dopo un inizio così così, quelli del Cervia, e poi dopo si sono persi letteralmente. Infatti vediamo la classifica, 30 punti, sì va bene, sono 9 punti sulla quart'ultima Nuova Feltre, però insomma anche il Cervia non se l'è passata certamente bene in questo torneo. Flop, secondo te? No, poi io mi ricordo alla serata inaugurale della stagione, alla loro presentazione, loro lo avevano detto chiaro, non è che avevano fatto giri di parole, loro hanno detto: noi siamo arrivati ai playoff la scorsa stagione, ci vogliamo ritornare questa stagione qui, l'ambizione era quella, quindi è chiaro che non è una buona stagione quella che è finita per il Cervia, sicuramente no. Intanto Costanzo Morena lo salutiamo che ci lascia, grazie a te Costanzo, ci saluta tutti. Intanto Matteo Pratelli chiede se ci sono aggiornamenti, lui risulta Piero Tamai, direttore generale, Mario Ortensi, direttore tecnico al Tropical Coriano, diciamo che è una verità mezza, non ti dico di più. E per quanto riguarda sempre classifica, adesso andiamo su, direi che i complimenti bisogna fargli anche alla formazione del Pietracuta, che ancora una volta si è confermata nei piani alti di classifica, guidata da un grande allenatore come Luca Fregnani, ma soprattutto è vero che aveva grossi nomi, ma ha confermato di essere nei piani alti di classifica un grande Torconca, che possiamo dire sicuramente una bella realtà di questo torneo. Infatti lo sai, secondo me, perché è un peccato che questo campionato di promozione si sia chiuso così in anticipo, perché c'era una lotta stupenda per il secondo posto e forse non possiamo neanche escludere che potesse diventare una lotta per il primo posto, proprio con queste due squadre che stavano risalendo fortissime, il Torconca e anche il San Pietro in Vincoli, che a un certo punto sembrava che avesse messo addirittura la quinta marcia. E secondo me sarebbe stato un finale di stagione bellissimo da vedere. Peccato che questo campionato si sia stoppato così, perché secondo me ne avremmo viste delle belle nelle ultime. Io credo, Roberto, che sia stato il campionato, parlo del girone D, degli ultimi 5-6 anni sicuramente. Sì, anche secondo me. Sì, anche sì. Secondo me. Tiro un sospiro di sollievo anche il Bagnacavallo, abbiamo conosciuto il mister, che lo salutiamo, e gli avevamo dato tra l'altro questa possibilità che il Bagnacavallo potesse salvarsi attraverso il blocco delle retrocessioni. Siamo felici di averci preso.
Esatto, nel momento in cui ce l'ha chiesto era difficile pronosticarlo, ma siamo stati, devo dire, bravi, ovviamente privatamente. Tu hai un'altra realtà che conosci, questa volta ci spostiamo a metà classifica. Io posso dire, questo è il mio commento, che il Gatteo, avendolo seguito lo scorso anno in prima categoria, quest'anno ha fatto un signor campionato. E lì, metà classifica, quota 31, si è un po' perso nel giro di ritorno per le tante assenze dei giocatori più importanti, ne parlavo anche con la società, però che cosa vogliamo dire dei giallorossi d'altri? No, io credo che quello del Gatteo tutto sommato è un buon campionato, anche perché non hanno mai rischiato davvero niente e quindi sì, sai, tutte le squadre in un campionato hanno i loro rimpianti che sono legati agli infortuni, che sono legati a un rigore sbagliato, i rimpianti ce li hanno tutti se ci parli dicono ma sai, noi dovevamo avere 4-5 punti in più. Però io credo che quello del Gatteo sia un campionato alla fine positivo, non credo che ci siano delle grandi recriminazioni da parte loro alla fine. Sto cercando di vedere tutte le formazioni per non lasciarle nessuna. Allora, per far contento Alpini, che non c'è, speravo di non parlarne stasera, invece mi tocca parlarne, e devo toccare per forza di cosa i giovani e le formazioni più giovani, tanto di cappello a Faenza e a Bellaria. Secondo te il Bellaria poteva, come ci hanno chiesto molti da casa, poter arrivare a cullare il sogno playoff, e se il Faenza potesse dare, vista la posizione di classifica, 44 punti del filo da torcere fino alla fine a Rossi? Ma sul Bellaria, ragazzi, bisogna che siamo realisti. Cioè, vabbè, a parte il Bellaria trascinato da un Alpini incontenibile, quindi la vera forza del Bellaria è Alpini. Glielo diciamo, pensa, quando non c'è, così. È incredulo anche Alessandro, che è diventato un cartonato quando ha sentito la parola Alpini. Però bisogna essere realisti. Allora, tutto si può pensare che il Bellaria, però il Bellaria con una squadra giovanissima che ha avuto le sue difficoltà all'inizio ad ingranare, ha fatto un girone di ritorno eccezionale. Cioè, è inutile adesso dire, poteva far di più. Ha già fatto tantissimo il Bellaria, ma ha fatto tantissimo. Quindi io sono per guardare l'aspetto positivo, non il fatto che poteva anche arrivare, sì, poteva arrivare chissà dove, ma alla fine merita un voto molto positivo. Il Faenza fino alla fine poteva dare del fastidio? Ma sì, io credo di sì, anche se io non la vedevo nella lotta per i primissimi posti. Poteva dar fastidio magari nella partita secca, ma nel gioco del primo e secondo posto non la vedevo molto. Invece vorrei cambiare un po' la domanda, nel senso che del Russi e del San Pietro in vincoli ne abbiamo parlato tantissime volte, sì, nelle altre puntate. Allora io vorrei chiedere invece, questa volta interpellando Alessandro e Mirko. Mirko, inizierei da te. Il Reno l'anno scorso ha fatto un gran campionato. Quest'anno i tifosi, li ho sentiti parecchie volte, perché so che da Reno ci seguono, sono stati parzialmente delusi, si aspettavano quantomeno una candidatura per i playoff. Possiamo dire che comunque, vedendo stasera la classifica, il campionato è sicuramente da 7 quello del Reno. Sì, sì, assolutamente. Il Reno si è trovato, quest'anno non aveva costruito una brutta squadra, si è trovato un girone molto forte e secondo me ha fatto il suo, un po' come il Gatteo. Lo stesso Bellare ha fatto più del previsto perché ha fatto un gran giro di ritorno. Comunque è stato un girone molto bello, molto entusiasmante, un pochino meno in coda, ma purtroppo ci può stare, perché quando ci sono 8, 9, 10 squadre che viaggiano a un certo ritmo è normale che ci siano poi delle squadre che facciano abbastanza fatica. Io vedo più delusione il Cervia, se proprio dobbiamo dire tutto, per i nomi che aveva e non tanto per il nome, ma soprattutto perché comunque aveva dei giocatori importanti e non ha mai praticamente dato fastidio alle prime 5 posizioni, quasi mai, per cui insomma il Reno credo che abbia fatto un ottimo campionato e mi auguro che la prossima stagione possa, sempre che, perché so che a Reno mi dicevano che c'era qualche problemino, almeno io ho capito così, non so se è vero, speriamo che possano disputare il campionato di promozione con quello che potranno fare, insomma.
Invece Ale, lo Sparta bolognese, che tu in realtà conosci molto bene, se dobbiamo dare un voto alla loro stagione, quando sono stati ovviamente dal bolognese spostati in quello riminese, Cesenate e Ravennate come girone, che voto daresti? Ma un voto alto, 7,5, 8, comunque un voto alto, dai, 3 punti dalla zona playoff in un girone comunque molto, molto complicato, una realtà che, come dicevi tu, insomma, cioè, ricordiamoci che lo Sparta Castel Bolognese nell'annata 2013-14 era in seconda categoria, quindi è solo il quinto anno di promozione, questo è una società relativamente giovane per queste categorie, quindi poi in una zona, diciamo, non prettamente sua. Infatti spero che il prossimo anno, con magari la rivoluzione dei gironi, piuttosto che comunque dalle stesse parole del vicepresidente Dorindo Sanguinier, il presidente del CRER Paolo Braiati, che dicevano di fare un po' meno strada, ecco, spero che lo Sparta Castel Bolognese il prossimo anno faccia meno strada di quello che ha fatto quest'anno, quindi comunque voto alto per loro. Ti faccio questa domanda, Alessandro Di Pratelli: nel girone C e D di promozione al secondo posto ci sono due situazioni di parità, ma con due squadre in semifinale di Coppa Italia di promozione. Mirko e Alessandro, come pensano possono essere sbrogliate le questioni di pescaggio per le seconde? Ale, rispondi tu questa volta, dai. Sì, anche perché l'ho detto prima io il mio parere, quindi ci sta. Ma guarda, è una situazione che va sbrogliata semplicemente applicando quello che è il metodo per sbrogliare questa situazione. Mirko prima parlava di media punti piuttosto che di algoritmo, piuttosto che di un'altra soluzione ancora. Credo che ci siano delle soluzioni che la federazione sta adottando proprio per questi casi. È chiaro che l'algoritmo più specificatamente è quando c'è una gara in meno, è ovvio, però ci sono dei casi particolari. Credo che in questi casi bisogna studiare una formula che scontenti nessuno e vada bene a tutti. È impossibile, ma in qualche modo ce la faremo, insomma. Matteo, intanto ti chiedo alla regia di iniziare a preparare la grafica inerente alla promozione Marche classifica e a mandare anche un po' di immagini del Gabicce, perché fra un po' ci spostiamo nelle Marche e poi in prima categoria, quindi siamo diciamo nella parte finale della trasmissione. Vado a leggere mentre Matteo prepara le grafiche e alcuni messaggi. Salutiamo come sempre Alessandro Marco Ferrari che mi scrive: mi sono collegato tardi, quando usciranno le classifiche SLD? Lo salutiamo. Lo sa, ciao, Ale, da altri lo sa, da altri lo sa. Io mi auguro prima della fine della mia vita, solo per la curiosità almeno di capire certe cose, mica per altro. No, adesso parlando seriamente, credo che domani dovrà esserci un, cioè, se oggi c'è stato il consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, domani ci dovrà essere comunicato, perché altrimenti per un notte, come si dice in dialetto. Allora andiamo a vedere se altrimenti sarebbe inspiegabile, cioè oggi si sono riuniti e hanno preso delle decisioni, domani dovranno dirci le decisioni assunte sono queste. Devo uscire qualcosa. Mi sto commuovendo perché finalmente Matteo ha azzeccato una classifica. Allora andiamo a vedere promozione Marche girone A. Bravo Matteo, no, sto scherzando. Allora Biagio Nazaro è stato promosso in eccellenza, qui sono bloccati ovviamente come tutti gli altri campionati anche nelle Marche le retrocesse, quindi Camerano 14 punti, tra l'altro una delle partite riprese anche dalle nostre telecamere è stata la vittoria contro i Gabicce. Valfoglia, Osimo Stazioni, Ilario Barba Lorenzini mantengono la categoria. Castelfidardo, che aveva sogni di ripescaggio, per il momento è in attesa. Gabicce Gradara invece, come chiedeva oggi pomeriggio Matteo Pratelli, ha sì battuto in questa stagione due volte il Biagio Nazaro, è arrivato in semifinale d'andata vincendo per 4-2 in Coppa, 4-3 in Coppa contro il Biagio Nazaro, ma rimane per il momento nel campionato di promozione. Poi bisognerà valutare, come diceva Mirko, se verrà stilata una classifica in base al coefficiente punti che potrebbe far risalire una possibilità su 1000 al Gabicce di poter essere ripescata in eccellenza, ma bisogna vedere come nelle Marche verrà fatta la composizione dei gironi. Mirko oggi alle 18 ci aveva già accennato qualcosa. Per quanto riguarda questo girone, non c'è Baldisseri, provo io a fare un attimo un punto della situazione veloce. Con la voce di Baldisseri, però.
con la voce di Baldisserri, no, però devi anche mangiare un panino, devi mangiare un panino. Beh, sai, le Marche sono così. Allora, Baldisserri avrebbe alto momento di televisione. Onestamente, avrebbe detto Gavice Gradara ha fatto un ottimo campionato, difficoltà per la formazione ci sono state in verità solamente quando si è trattato di salutare Papini per scelte personali e accogliere Scardovi, mai scelta più azzeccata, perché la squadra ha fatto sicuramente un ottimo campionato, riuscendo ad essere anche prima per alcune giornate, tra l'altro nel giro di ritorno, dopo aver battuto la capolista Biagio Nazar in casa propia per 1-0. Il Castelfidardo invece è stato capace di mettere in difficoltà tra andata e ritorno il Gabice, vincendo entrambe le sfide, merita assolutamente a livello di potenza la seconda posizione in classifica, qualche punto invece perso per strada proprio da Gabice Gradara, soprattutto contro le ultime della classe, ricordavo poc'anzi la sconfitta ripresa anche dalle nostre telecamere in quel di Camerano per 2-0. Un attimo di difficoltà di appannaggio della formazione di Skardovic è stata inizio anno, per l'appunto da gennaio quando è ricominciato il campionato fino all'inizio del mese di febbraio, un mesetto insomma di appannaggio che ci può stare per poi riprendere la risalita verso la china, Ricchina confermata con il terzo posto in classifica. Poi abbiamo l'Urbino che si è piazzato come squadra di rivelazione a 34 punti, ma si sapeva che aveva delle individualità importanti. Rosimana lottava per approdare quantomeno ai playoff e c'era riuscita fino a quel momento, e poi hanno risalito la china soprattutto nel giro di ritorno in Villa San Martino, che era una formazione in difficoltà nel girone d'andata, come la stessa Passatempese, tra l'altro vittoriosa in quel di Gabice per 1-0. Questo per quanto riguarda la promozione marchigiana. Aspetta e spera le immagini di Matteo Zampini, facciamo notte, quindi Matteo ci spostiamo direttamente alla prima categoria, girone H, così ci fai vedere la classifica che commentiamo con Mirko e Roberto. Prima, mentre Matteo prepara la classifica, Mirko, altrimenti la Lisa mi ammazza, ha festeggiato anche un intero paese oggi la salvezza, sì. Nuova pista chiamata all'ultimo secondo, è riuscito finalmente ad avere la bellissima notizia di salvarsi. Allora, la Lisa è andata a trovare Alex Martino assieme a Mazzotti, sono andati nel pub, si stanno ubriacando, Gaggioli è pagato. Quindi, citando tutte e quattro le retrocesse presunte, si sono salvate, peraltro insomma a Nova Fetra penso che siano molto contenti, perché secondo me la prossima stagione potrebbero, chissà. Sì, si parla di nomi altisonanti sul mercato, però non diciamo niente perché sono arrivati dei nomi sul mio telefono. Sono nomi importanti, però vedranno loro insomma, se finalizzeranno meglio l'operazione. Si parla anche risponde... di un allenatore che... Molto risponde bene, a verità la voce di Daniele Emanuelli, prossimo DS del Nuova Feltria? Anche, vero. 5.000 euro al mese macchina aziendale! Macchina aziendale, sicuramente. Carta di credito. Con la foto della Lisa va piano non correre. Sì, sì. Gaggioli è la seconda volta che oggi mi scrive che Baldisserri gli deve pagare una pizza. Ah, non sono mica il moroso di Baldisserri che gli devo dire che gli deve pagare una pizza. Ho capito, ci parlerai. Comunque deve venire a Pietracuta a mangiare una pizza Baldisserri, questo ve lo dico. Allora, andiamo avanti. Nuova Fetria con la rossa che aveva poteva fare meglio. Alessio, io qui mi sento un attimo di difendere. Sai che l'anno scorso li ho criticati quando secondo me era giusto, si sono un po' offesi tutto quanto, però io continuo a dire non mi è piaciuto in quell'occasione lì. Secondo me due campionati aveva buttato via in Nuova Fetria prima di approdare in promozione attraverso il ripescaggio. Si poteva fare meglio nelle passate stagioni, questo è il mio punto di vista, si poteva fare meglio. Quest'anno invece secondo me meglio non si poteva fare, perché una squadra, Mirko lo sa in primis, che è stata ripescata proprio con all'ultimo secondo, in pieno agosto, che aveva allestito comunque una formazione da prima categoria, ritrovarsi spediti in promozione non è stato affatto semplice, dai, bisogna dire. Però le cose. Rosa, che la sono... rosa comunque non era stata costruita male, secondo me qualcosina di più poteva fare. Non che potesse fare magari qualcosa di più, però qualcosa di più poteva fare. Nel giro di andata non tanto, nel giro di ritorno
Sapa aveva portato diversi giocatori interessanti, questo te lo posso assicurare, iniziare anche dal portiere che comunque era stato Contamai nel primo Rimini allestito sotto la gestione Grassi, quindi lo ricorderete. Quindi Alessio, per quanto riguarda il mercato del giorno di ritorno, sì, poi tra l'altro tua nuova fede è arrivato Alessio, me lo ricorda sempre, sono venuto, ero andato un attimo a prendere la distinta per comunicargli a Nuova Fete la nostra distinta, in quel momento c'era Mezzgur che stava facendo la proposta di matrimonio alla sua ragazza. E Alessio, hai fatto il testimone, ti sei mangiato anche una pizzetta gratuitamente, quindi Baldisseri non ti deve più niente. Matteo Pratelli cosa dice? Alex Martino, Matteo Pratelli e Alex Martino ha risposto a Matteo ha risposto. Credo che sia, forse ha già finito la birra probabilmente. Alex, ti dico solamente una cosa, mi stanno chiedendo oggi tutti se vuoi rispondi pubblicamente se Sant'Ermete farà questa benedetta fusione con Sant'Arcangelo. Diccelo tu in diretta, perché oggi mi sono arrivati 20 messaggi che mi chiedono di questa benedetta fusione. Io non mi sono permesso di non dire quello che tu hai detto a me, quindi se lo vuoi dire tu e rispondere a loro, gradiremo molto. E volevo dirvi ragazzi, allora, prima categoria girone H, ci siamo, anzi no, c'è prima il girone G se non sbaglio, Matteo, scusami, ho sbagliato io questa volta. Cioè, prima il girone G e poi andiamo... prima sul girone G e poi sul girone H, Matteo, ti do ancora qualche secondo. E comunque sì, prima ridavamo, scherzavamo, complimenti sia a Alex che a Lisa per quanto riguarda le piazze di Sant'Ermete e Nuova Fete, perché noi conosciamo molto da vicino, le seguiamo anche con le nostre telecamere, hanno ricevuto, lo dico fortunatamente, il blocco delle retrocessioni e possono il prossimo anno cercare di fare molto meglio per mantenere la categoria. Quindi questa è un'occasione sicuramente imperdibile. Matteo, dimmi se ci sei, fammi il segno della regia. Voi non lo vedete Matteo, con la testa entra nel monitor, fra un po', eccolo qui. Allora, prima categoria girone G, qui c'è il Meldola, una formazione che io ho conosciuto giocando nel torneo di eccellenza con il Rimini, poi conosco il Follipopoli della nostra Silvia Pedini, che saluto, ciao Silvia, e poi via via tutte le altre squadre, il Savio che abbiamo avuto l'anno scorso nel girone H qui in Romagna di prima categoria. Ma ci stava guardando anche la Valentina, la presidentessa del Savio prima, che la salutiamo. Valentina, ho avuto modo di conoscere anche lo scorso anno, ciao Vale, la salutiamo. Allora, andiamo a vedere un po' il tutto, c'è anche Civitella, ci avevano scritto anche gli amici di Civitella che volevano addirittura che andassimo lì a fare le riprese, quando mi hanno spiegato dove era la posizione geografica di Civitella, mi sono messo paura prima di mettermi in macchina. Beh, no, guarda che Civitella è oltre Meldola, non pensare che sia... Civitella, mi hanno detto che sui monti stile Heidi, io non lo so, tu la conosci meglio di me quelle parti, tu ci abiti da quelle parti, non lo so, correggimi. No, io non abito lì, io ci vado a volte per questione del mio lavoro, ma quando quindi tu ci arrivi vai a cercare donne? Come? Vai a cercare donne lì? No, lascia stare. Dai, vai avanti, vai. Quindi non è molto lontano. No, ti dico, quando tu sei a Meldola, arrivare a Civitella sono 10 chilometri, non pensare che sia chissà dove, capisci? Beh, l'anno scorso quando mi hanno mandato le foto dello stadio ho visto che c'erano dei monti attorno, io non so quanto alto, ma è in alto Civitella, dov'è? Su un monte, dov'è? Ma no, a parte che lì non si parla di monte, si parla di una zona collinare. Adesso io non ti so dire se Civitella siano 300-350, questo non ti so rispondere, però ecco, non è Courmayeur, ecco, per capirci, non è... Lo stavo per dire io. No. Roberto Dalti, tu sei il numero uno. Tu sei il numero uno. Possiamo, allora, Roberto, possiamo dire sì, che c'è una stazione sciistica a Civitella? Sì. Anzi, ogni tanto ci passa anche lo Yeti, tanto per dire, dai, no, perché adesso sembrava che parlassimo di un posto fuori dal mondo, non è così, dai. No, però per come me l'hanno descritto, sai, da Nuova Fete sicuramente ci metto 2 ore io per arrivarci, però adesso calmi che sennò qui stiamo per fare mezz'ora. Adesso io la strada Nuova Feltria, comunque vabbè, sì, hai ragione, non ci fossilizziamo su questo fatto, ecco, dai. Sono le 23:16, penso che non a tutti possa interessare se dove si trovi Civitella, andiamo avanti. Hai dopo ragione. Roberto, dimmi se...
Roberto, dopo dimmi se conosci qualcosa di questo girone. Do la precedenza un attimo a Mariotti e Marzocchi, Melzola, Salva, Savanna e Frattaterme. Se poi vogliamo parlare anche del Savio, che c'è la precedentessa, diciamo qualcosa. Mirko, iniziamo da Melzola. Io lascio le bolognese ad Alessandro. Io velocemente, insomma, a Melzola bisogna dire che insomma c'era Davide Succi, che insomma ha fatto qualche gollettino, diciamo che ha ancora voglia di tirare calcio un pallone, insomma devo dire che ha dato un bel contributo assieme a Frattaterme. Adesso lì ci sarà da capire come questa classifica come finirà. A mio parere, poi magari mi sbaglio, secondo me le mandano su tutte e due. Dispiace solo per il Savarna, che è rimasto a un punto ed era una bella lotta a tre. Le altre, diciamo che a parte ecco San Leonardo che è un po' calato, però le altre diciamo che hanno fatto campionato un po' a sé. Poi sulle bolognesi magari lascio la parola ad Alessandro. Mi aspettavo qualcosa di più onestamente dal Sant'Agata, che secondo me aveva allestito una buona squadra, poi un po' calata e sì, da loro mi aspettavo sicuramente qualcosina di più. C'è il Savio che un po' si morde un po' la lingua per il percorso di Coppa, perché doveva giocare con la Centesi in semifinale, però insomma difficilmente verrà ripescata. Invece Ale, sulle bolognesi, che Mirko ti ha lanciato la palla prima. Ringrazio Mariotti. No, guarda, sono d'accordo sulla delusione, probabilmente il Sant'Agata, ma a parte questo torniamo sulle bolognesi. Fontanellice che comunque ha fatto 31 punti, peraltro senza quasi mai pareggiare, perché se non sbaglio è un solo pareggio, le ha vinte o le ha perse, quindi comunque un discreto campionato, nonostante comunque lontana dai primissimi posti della classifica. Bubano un po' più in difficoltà, guardando comunque le bolognesi, così le andiamo a citare più o meno tutte. Bubano comunque in difficoltà, era nell'ultima giornata giocata fuori dalla zona play-out, comunque a pari punti con il Sant'Agata, però è stato comunque così, diciamo sempre in quella zona un po' rischiosa, però con la speranza e l'ambizione di venirne fuori. Roberto, tu vuoi aggiungere qualcosa? Il Medola l'hai conosciuto ai tempi di un'altra gestione, adesso te lo ritrovi che sì, praticamente verrà scavato in promozione. Sì, anche Alessandro ha dei bei ricordi di Medola, so. Sì, molto, molto. No, sì. Il Medola che ricordiamo noi era il Medola della famiglia Gugnoni, sì. Padre e figlio, avvocati, sì. Fra l'altro. Sono tutti amici di Marzocchi. Ah, un abbraccio, vabbè, ma non ascolto. Questo mi fa piacere che siano amici di Marzocchi, era un'altra società. Penso che per una cittadina come Meldola è anche giusto che possa salire, perché la prima categoria la vedo un po' poco, insomma io credo che Meldola almeno tra promozione ed eccellenza ci debba stare, quindi mi fa piacere. Sì, peccato come ha detto Mirko per il Savarna, che era lì ad un punto, quindi probabilmente anche qui sarebbe stato un finale di campionato con i fuochi d'artificio. Invece per quanto riguarda il Savio, Mirko, se vuoi dire qualcosa per accontentare anche la presidentessa, così parliamo un attimino anche di loro. Campionato, no, 27 punti, vedo. Ha fatto un campionato che insomma era quello che ci si aspettava, un campionato tranquillo. C'è stato questo exploit in Coppa che insomma si è stoppato lì, stava per fare un po' il percorso del Fosso Ghiaia l'anno scorso, che cioè, se ricordate Fosso Ghiaia andò in semifinale con Real Casalecchio del nostro amico Andrea Mottola, che prima ha dato messaggiato che adesso quest'anno non sarà più a Real, ma dove si decise praticamente in semifinale l'accesso in realtà al campionato di promozione, visto che poi giocò in finale col Vigolo Marchese che era già promosso. E tra l'altro il caso voleva che l'altra semifinale era Bobbiese-Maranello, con la Bobbiese grande favorita che aveva, non dico vinto il campionato, ma quasi, e comunque il Maranello era una squadra molto forte, per cui se la Bobbiese avesse vinto, una tra Centese e Savio aveva praticamente la certezza di salire in promozione. Quindi al Savio sicuramente gli manca questa piccola soddisfazione, almeno di giocarsi la possibilità di andare in finale o addirittura guadagnarsi anche una promozione nella categoria superiore, di cui manca da un po'.
Allora, qui Roberto invece ci spostiamo nella prima categoria Girone H, perché oggi non ci credevano neppure loro i dirigenti, invece l'abbiamo dato in diretta alle 18 la notizia, l'abbiamo detto stappate pure lo champagne, il Granata festeggia la promozione in promozione. Prima volta storica, il Granata, tu è una realtà che hai conosciuto con me, sì. Questo campionato come vedi è stato molto equilibrato, tra l'altro Spontrizzolo sì. che secondo in sì. classifica un punto sì. da Granata, nella gara sì. d'andata aveva battuto 1-0 il Granata. Dimmi qualcosa in più se tu vuoi aggiungere anche su questo torneo, che siamo veramente alla fine con questa categoria, vai. No, io sono contento per il Granata, perché anche questa è una società che ci stava provando, no? Non solo da quest'anno, quindi sono contento per loro. Capisco se ci rimane un po' con la mare in bocca lo Spontrizzolo, che era solo un punto dietro, il Verucchio era lì che tallonava, e quindi anche qui ci sarebbe stato un finale di campionato con probabilmente tanti colpi di scena, e sai, quando si stoppa un campionato a molte giornate dalla fine con un solo punto di differenza, c'è chi ci rimane un po' con la bocca amara, perfettamente comprensibile, però credo che il Granata, non solo per quello che ha fatto quest'anno, se lo meriti di andare su, quindi non credo che sia un premio fuori luogo quello per il Granata. Intanto abbiamo detto già oggi che in questo girone potrebbero arrivare delle fusioni importanti, e poi appena avremo l'ok di poterlo dire di che fusioni si trattano, noi già lo sappiamo, lo diremo anche pubblicamente a voi spettatori. Devo dire che lo Spontrizzolo ha avuto un grande attacco, un po' meno il reparto difensivo, una squadra che segnava molto ma subiva tanto. Diciamo, io l'ho paragonato un po' alla concezione calcistica che aveva Zeman in quel di Foggia. Il Verucchio ha sciupato una grande occasione, se così vogliamo dire, perché comunque mancavano ancora diverse giornate di poter ritornare quantomeno una categoria sopra, stava facendo un ottimo campionato, era a due passi dalla vetta, la Polisportiva Sala stava cullando il sogno di poter giocare i playoff, come l'Asar, che lo ricordiamo era una neopromossa. Il Mondaino per il secondo anno consecutivo in questo campionato stava facendo un ottimo torneo, ha perso qualche punto soprattutto a inizio stagione, però pian piano si stava riprendendo. La Stella invece ha avuto un pessimo inizio, si è ripresa alla grande, mi ricordo anche una sconfitta avuta nelle primissime giornate di campionato, la quarta, contro il Perticara che tra l'altro conosce la bella notizia che nonostante sia ultimo in classifica, quota 12 punti, tantissime difficoltà per la formazione di Gloria Franceschetti in questa stagione, con diversi elementi del posto a rappresentare la propria compagine, avrà una seconda occasione di poter difendere la categoria nella prossima stagione e quindi di ripercuotere nuovamente la prima categoria. Alta Valconca, siamo a livelli del Perticara. Athletic Foggia, mi dispiace dirlo per l'amico Wilmer Lapenta, ma quest'anno non avevano allestito una forte squadra, hanno avuto diverse difficoltà. Nel giro di ritorno invece si stavano riprendendo, ma il distacco da Morciano mi sembrava ampio. Morciano che ha cambiato tantissimi giocatori, possiamo dirlo, una guida tecnica che è Antonioli, che è stato confermato anche per la prossima. Ha pagato un po' lo scotto della retrocessione in promozione, però qui Mirko, quando si parla di delusioni da Morciano, sicuramente potremmo dire che è stata una grossa delusione, perché ok che si può avere lo scotto di una retrocessione, ma essere quarto ultimo per il Morciano no, eh. Però sai cos'è, che quando si retrocede da un campionato non è semplice ripartire e provare a vincerlo, perché comunque lo scotto c'è sempre. Dipende anche da che intelettura di squadra ha mantenuto, perché solitamente se si mantiene un certo tipo di gruppo, diciamo che tutto sommato la retrocessione si patisce anche meno. Noi abbiamo visto delle situazioni, credo che insomma, Alessandro ne sia stato anche testimone oculare, di squadre retrocesse in prima categoria, come Corticella e Faro, che poi in due anni sono finiti in eccellenza. E più o meno Corticella sì, un po' rivisitato, il Faro praticamente con la stessa rosa. Per cui dipende sempre da come si ammortizza la retrocessione, come viene ovviamente strutturato anche il campionato e la rosa anche della squadra. Sicuramente è stato un campionato molto equilibrato, dove però il Morciano non ha mai dato segnali di vita vera, ha sempre sofferto. Diciamo che tutto sommato questo blocco delle retrocessioni è stato per loro una fortuna, anche se le ultime tre erano abbastanza staccate. Attenzione.
Alessandro, Andrea Comuniello, giocatore del Gatteo, che ci scrive: possibilità di ripescaggi per le seconde e le terze per le squadre di prima categoria ci sono? Ma allora, innanzitutto, come dicevamo anche prima, bisognerà capire quali saranno come saranno strutturati i gironi la prossima stagione, perché è chiaro che senza sapere quello facciamo poi fatica ad analizzare quelli che possono essere i ripescaggi. Sulle seconde posso anche avere un po' di così, potrebbero anche andare su. Sulle terze sinceramente ho dei dubbi, cioè per andare sulle terze di ogni girone prima categoria vuol dire che c'è una moria di squadre impressionante, sembra difficile. Daniele, dimmi prima Roberto, vai. No, dico, l'abbiamo detto che la Polisportiva Sala ha confermato Massimo Bartolini? Cioè, non stavo per dire, era la prossima domanda, mi hai anticipato. Prego Roberto, quindi sarà confermato Bartolini il prossimo anno? Sì, no, è già stato confermato Massimo Bartolini. E qui sempre su questo girone, mentre Matteo ci fa scorrere le immagini di una delle partite del Perticara, che è una squadra che abbiamo seguito in questa stagione per quanto riguarda la prima categoria girone H, altra squadra molto potente a livello di rosa era sicuramente i Delfini Marecchia, con giocatori anche d'esperienza come Pirini su tutti, e lì davanti anche attaccanti importanti come Zavattini. Poi abbiamo visto il Riccione 1926, diverse difficoltà soprattutto a livello societario patite in questa stagione, poi pian piano si è trovata la giusta amalgama in tutto tra giocatori e squadra, e quindi tra giocatori e società, scusate, e quindi il Riccione stava risalendo la china, ma poi il campionato si è fermato sul più bello. La Polisportiva Stella, come detto, ha perso qualche punto per strada. Poi via via, come dicevi tu Roberto, c'è Rissala in zona playoff, un'altra realtà di Cesena, lo Stella San Vittore, che non avevo mai conosciuto, sì. E ho avuto occasione di conoscerli per la prima volta in questa stagione. E poi Villa Marina, che è una squadra dal doppio volto, nel senso che in casa gioca molto bene e vince, fuori casa ha più difficoltà, e si è visto in questa stagione, in base anche alle partite che abbiamo avuto modo di riprendere con la collaborazione appunto dei nostri amici, un Villa Marina che, non so se vuoi dire tu qualcosa, si avvale di un giocatore importantissimo in questa categoria come Bianchi, sicuramente uno che fa la differenza. Rolando. No, non ho molto da aggiungere su Villa Marina, Daniele. Beh, questo è un po' il punto di tutto il campionato di prima categoria girone H, detto praticamente con un punto andando a memoria, però più o meno penso che le squadre abbiamo detto tutto. Matteo, se mi rimandi la classifica cerco di fare addirittura un punto più completo per far capire ai nostri spettatori se magari mi sono dimenticato qualcosa, ma penso di averlo analizzato bene. Magari fammi rivedere un attimo la classifica, se c'è da aggiungere qualcosa per quanto riguarda le altre squadre lo faccio. Fammi vedere un attimo. Allora, Granata, Sponticciolo, Verucchio, l'ho detto, Sala, Asar, sicuramente l'Asar è stata la rivelazione di questo campionato, è neopromosso, è lì in piena zona playoff, il Mondaino, l'ho già detto, è il secondo anno che si confermava a questi livelli, lo Stella ha perso qualche punto per strada, il San Vittore era una squadra nuova che io in questi anni, in 5 anni di trasmissione, non avevo mai avuto modo di conoscere in questo girone. I Riccione, le difficoltà, l'ho detto, quello che hanno avuto, ecco, il Roncofredo, mi stavo dimenticando, il Roncofredo sicuramente ha patito molto la vecchia, diciamo, il vecchio gruppo che si era amalgamato sotto la cura di Montanari. Andando via Montanari, chiaramente qualcosa è venuto a mancare, pian piano nel girone d'andata le cose sono state riprese proprio sul finale del girone d'andata, e nel girone di ritorno devo dire che Roncofredo è stato tra le squadre ad aver fatto più punti, e quindi merita quella posizione lì di classifica. Poi abbiamo detto dei Delfini, dei Morciano, del Poggio, dell'Atletic Poggio, dell'Alta Valconca e del Perticara. Penso che non devo aggiungere niente. Andiamo a vedere le vostre domande. Giorgio da Gradara. No, Giorgio Gradara, dimmi, in conclusione, Crema San Morese, qual è stata la decisione? No, nessuna. Nessuna. Non hanno ancora deciso le classifiche ed è una cosa incredibile. Allora, qui mi chiede di farti una domanda, non so se la conosci Mirko questa squadra. Dani, chiedi per favore a Mirko se Bellariva Virtus sarà ripescato in prima categoria, essendo arrivato prima a pari punti con il San Lorenzo nella seconda categoria riminese. Secondo me le prime pari merito vanno su tutte. Ma scusa, posso fare una domanda? Ma Matteo Bartelli, perché non chiami Mariotti, vi sentite? Anche no. Potrebbe essere anche no.
Ha anche preso un bel cassettone ieri sera, quindi credo salutiamo che... Salutiamo vostro fratello, però... No, l'hai sgridato. Adesso pubblichiamo in visione il cellulare di Mariotti, così... Anche no. Comunque Matteo, Alex, non stiamo avevo seguito... naturalmente, ci mancherebbe. No, non avevo seguito le domande nella chat. Matteo, comunque Alessandro Martino ti ha risposto sulla fusione tra Sant'Arcangelo e Sant'Ermetrio. Quando tu hai chiesto ci sono novità, lui ti ha detto assolutamente nessuno e niente. Quindi se Alex ti ha risposto così, voglio credere, insomma, Alex, che è sempre preciso, lineare, se ti dice una cosa, Alex te la dice, né bene o né male. Ragazzi, siamo arrivati addirittura d'arrivo. 23-31, veramente l'abbiamo fatta tutta questa sera, abbiamo rappresentato il calcio locale credo nel miglior modo possibile, cercando di fare una trasmissione molto attiva. Male la regia, Matteo, io ti strozzo a te, la donna che manda la piadina non è possibile, scherzo Matteo, sei stato bravo, dai, ti do un 6,5 anche a te, non mi chiedere il 7 perché no, 6,5, va bene Matteo, 6,5, sì, sta protestando però ha detto sì. Allora, andiamo a vedere, Marco Ferrari cosa dice? La scelta è stata di utilizzare media punti secca per tutti i campionati dilettanti, questo ce lo dice Alessandro in base ancora a quello che stavamo cercando di capire per il verdetto che riguarda Crema San Maurese. Va bene, ragazzi, allora datemi solamente 30 secondi perché altrimenti rischio di fare brutta figura. Allora penso che Sport Up e Calcio di Rigore siano arrivati alla fine e quindi se faremo delle dirette quest'estate le faremo magari quando lo riterremo opportuno, dando notizie di mercato, quando riusciremo noi tutti a trovare appunto un'unione per poter fare delle dirette. Vedremo anche la prossima settimana se è il caso o meno, però fatemi fare i ringraziamenti innanzitutto a voi tre che mi avete aiutato anche in questo periodo di rinchiusione dentro casa, se così vogliamo dire, quindi grazie a te Alessandro Marzocchi, grazie a Roberto D'Altri e grazie a Mirko Mariotti che siete qui presenti, a Roberto Gabellini che un'oretta fa ci ha lasciato per andare in spiaggia a ballare. Quindi i ringraziamenti sono però mi ha lasciato. Poi, oltre a voi, volevo ringraziare colleghi interni e esterni di queste due trasmissioni, quindi Riccardo Giannini, Emanuele Pironi, Giacomo Alpini che stasera non c'è, Renzo Baldisserri, poi Corin Stella, Gianni Bronzetti, Silvia Pedini, Andrea Barlocco, Sabrina Saccomanni, Eugenio Angeli, Renzo Sartini, Stefano Papini, Giorgia Bertozzi, Cristiano Cerbaro, Stefano Ferrario, Alessandro Mastro Nicola di inizio stagione che ci hanno supportato per quanto riguarda le primissime puntate, anche loro prima di avere appunto un ingaggio chi a Cattolica e chi come allenatore alla Savignanese ci ha aiutato molto insomma per quanto riguarda le nostre dirette. Spero di non dimenticare davvero nessuno tra opinionisti e giornalisti perché altrimenti farei una brutta figura, ovviamente Roberto Gabellini che ho già ringraziato e niente, noi ci rivedremo sicuramente con i nostri appuntamenti televisivi il lunedì con Sport Up e il giovedì qualora andassimo in onda in estate con Calcio di Rigore, altrimenti ci inventeremo una trasmissione sport estate, non lo so, troveremo un nome, non lo so, per poter parlare comunque di calcio dilettantistico e di Serie C sempre con i nostri appassionati che vedo che ci seguono molto fedelmente. Basta che mi sono rotto le scatole, non vi leggo più, 23:34, direi che è ora di andare a dormire anche perché D'Altri sta fra poco si addormenta sopra la tastiera. Roberto. Sono sul ciglio dell'addormentamento. Ecco. No, io vabbè, vi saluto tutti, vi ringrazio naturalmente, poi vabbè ci sentiremo sti giorni, qualche messaggio eccetera. Io direi che possiamo inventare una cosa che non è da inventare ma è da fare, facciamo anche una bella trasmissione Sport e Tagliatella. Bello! Insomma, parliamo, ma bisogna che arriviamo anche. Però, mi dispiace dirtelo, però Mariotti mangia solo pizza, quindi in questo caso è... Però la Tagliatella non l'ha disprezzo, eh? Vabbè, dai, adesso io ho detto Sport e Tagliatella, poi può essere Sport e pizza, ma... Sport è quello, esatto, che volete voi. Ma una trasmissione, di calcio e donne? No, proprio fuori. Vi faccio vedere come è attivo il nostro regista. Stasera si è svegliato. Guardate, ci prende anche in giro. Non solo che ha combinato casini per tutta la diretta, ci prende anche in giro per dire se continuate così arriviamo qui. Dove? Uno Mattia. Ha ragione però. Ha ragione.
Va bene. Allora, comunque io rispondo ad Alessandro e poi chiudiamo tutto. No, volevo dire che sai, sport e tagliatella, sport e pizza si può fare assieme. Dopo sport, sport e donne, ognuno con le donne, sai, dopo lì è una partita. Anche, no, sono d'accordo, anche perché abbiamo gusti diversi, soprattutto Mirko. A proposito di Mirko, volevo dare anche il numero 349 37. Io eviterei. Peraltro, Mezza Italia sa che tu mercoledì sei a Rimini. Esatto, sì, è vero. L'abbiamo annunciato stasera. Però Gabellini prontamente mi Facebook mercoledì sera dalla possiamo macchina. Farlo. No. Beh, io più che altro prima di chiusura, Alessandro, dovrebbe fare la diretta mercoledì sera se ci sono le stesse condizioni dell'anno scorso. Quindi mercoledì Marzocchi a Rimini, diamo un alert a tutte le donne riminesi, attenzione perché arriva Marzocchi. Esatto, e a tutti gli uomini e tutti gli uomini riminesi c'è anche Mariotti, questo è no, chiaro. Assolutamente no. Tra l'altro Marco Montebugno gli ha scritto: Alessandro Marzocchi, tu con le donne non c'entri nulla. ha parlato lui, oh. Grandissimo Monte. Va bene. Allora, ripristiniamo. Gabellini mi ha già sgridato perché mi ha detto assolutamente no, lunedì dobbiamo essere di nuovo in diretta con Sport Up, quindi comanda lui, io non dico niente. Da altri vediamo. Va bene Roberto, tra l'altro lo devo chiamare adesso. Tra un po' se non chiudiamo, non è che lunedì sei in diretta con Sport Up, ma praticamente... Arriviamo all'Andalus. Appunto. Io direi ragazzi, salutiamo, grazie. Buonanotte. Ancora, lancio la sigla.